Buonasera a tutti. Ok, benissimo, anche lei la sentiamo un po' basso di volume, però giunge bene. No, è la voce. Va bene, a posto. Allora, siamo in diretta. Al solito, ragazzi, per quello che concerne gli interventi, va bene il ditino su. Chi invece vuole scrivere qualcosina, cioè vuole scrivere qualche richiesta in particolare, può scriverla anche nella chat, come l'altra volta, non cambia nulla. Ok, è partita anche la registrazione, siamo in perfetto orario, non so se manca qualcuno, ma... Consigliere Navarra, io è l'unico che non ho provato a sentire. Era già collegato prima di me, forse. Io non lo vedo nell'elenco. Ok. Buonasera consigliere Navarro, si sente? Consigliere Navarra ci sente? Non ci sento, visto che si è collegato. Forse deve attivare il microfono. Il microfono disattivo e anche la telecamera disattiva. Consigliere Navarro, si sente? Se non ci sente, si scolleghi e ricolleghi. Tanto prego tutti di accendere le videocamere, così diamo modo al Presidente e al Segretario di identificarvi. C'è modo di sentire il consigliere Navarra per capire se ha problemi di connessione? Sì, sto già provvedendo io. Ha problemi con il microfono, praticamente. Ok. Allora.
Sta provando ad attivare il video. Ok, ecco qua che lo vediamo. Ok, Giacomo, vedere ti vedono. L'unico problema è che il microfono. Ok, un attimo solo che lo sistema. Ok. Allora, un problema col computer. Purtroppo adesso tenterà col telefono. Col cellulare, ok. Barbara, adesso ci senti? Hai problemi anche te? Dottoressa Tonelli, ci sente? Vediamo se mi dice qualcosa. Posto. No, sta riprovando a collegarsi, però vabbè, indifferente il consiglio. Vedo Navarra che non ha abbandonato la riunione. Aspettiamo che si ricollega. Io ci sono. Ottimo, adesso ti sentiamo. Ci senti? Sì, io vi sento. Buonasera, dottoressa Donelli. Buonasera a tutti. Aspettiamo il consigliere Navarra. Presidente, qualche aggiornamento? Mo riprovo. Ok, sta arrivando. Vediamo se è la volta buona. Consigliere Navarra, si sente? Mi senti? Mi vedi? Mi senti? Okay. Sì. Perfetto. Sentiamo Giacomo, buonasera. Buonasera, scusate l'inconveniente. Ok. Prego.
Allora, se siete d'accordo tutti, iniziamo. Iniziamo il consiglio. Sono le 8:10, quindi 8:09 possiamo cominciare. Allora, buonasera a tutti. Diamo avvio al Consiglio Comunale convocato per questa sera in videoconferenza e diretta streaming, accessibile dal sito comunale. La seduta si svolgerà nel rispetto dei criteri previsti nel mio atto trasmesso con nota protocollo comunale numero 5845 dell'1/4/2020. Il segretario comunale dottor Pasquale Petace, il quale partecipa alla seduta in videoconferenza, procede con l'appello identificando visivamente tutti i consiglieri che si sono collegati in videoconferenza. Grazie Presidente, buonasera a tutti coloro che partecipano in videoconferenza. Procedo con l'appello. Catelli Maria. Presente. Bossi Fausto. Presente. Navarra Giacomo. Presente. Callini Enrica. Presente. Oltrasi Gabriele. Presente. Corio Elena. Presente. Mannino Alessio. Presente. Bertemacchi Fabio. Bertemacchi Fabio. Ma non c'è Bertemacchi Fabio? Sì, non abbiamo controllato effettivamente. Se volete provo a chiamarlo. Ci è sfuggito, questa è una cosa che... Provi un attimo, io intanto vado avanti con l'appello, magari aspettiamo qualche minuto per la connessione. Croci Raffaella. Presente. Moretti Dario. Presente. Michelon e Simona. Presente. Baroffio Marco. Presente. Carlesso Paolo. Presente. Lomi Walter. Presente. Guaglianone Claudia. Presente. Fasolino Federico. Presente. Stevenazzi Piera. Stevenazzi Piera. Presente. Ok. Non so per il consigliere Beltemacchi se ha problemi di connessione. Fatemi sapere, altrimenti poi il Presidente deciderà se procedere con il primo punto. Allora, se siete d'accordo io proseguirei il consiglio, dopodiché non appena il consigliere Bertemacchi riesce a, ovviamente... Posso intervenire? A meno che il sindaco non mi dia qualche novità. L'ho sentito adesso, ha detto che ha problemi col PC, cerca di collegarsi, sta cercando di collegarsi col telefono. Adesso gli ho rimandato il link. Allora, se non è un problema, che è una cosa rapida come quella del consigliere Navarra, vi inviterei, se volete, ad aspettare un minuto, qualche minuto. Se no, proseguiamo. 20:13. È una cosa immediata, lo attendiamo ancora qualche minuto, uno o due minuti al massimo. Sta arrivando Presidente. Ok, grazie. Consigliere Bertemacchi, ci sente? Sì, ci sono arrivato tardi io, scusate. Ottimo. No. Va bene, quindi io lo do presente come con tutti, quindi sono tutti presenti, la seduta è valida per il quorum strutturale, prego Presidente. Grazie Segretario. Allora, comunico al Consiglio Comunale che sono stati invitati a partecipare alla seduta di oggi, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento comunale, il Presidente Dottor Almasio Luciano, il Direttore Generale Dottor Paolo Stellini dell'azienda speciale GEASC e il Dottor Cisvento, responsabile del settore gestione risorse per l'eventuale supporto agli argomenti di competenza. Passiamo quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno, comunicazione per azione tra macro aggregati appartenenti alla stessa missione e programma giunta comunale numero 154 del 24/11/2020. Passo la parola all'assessore Guaglianone perché illustri la comunicazione. Prego. Sì, buonasera. Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Niente, semplicemente comunichiamo questa variazione tra macro aggregati
che sono appartenenti alla stessa missione, ovvero alla missione 5 del programma 2, che sono inerenti proprio alla variazione che è avvenuta per quanto riguarda le luminarie natalizie. Quindi è stata fatta una variazione di 5.500 euro alle attività culturali, perché le associazioni sulle attività culturali Proloco e associazioni, perché l'associazione Proloco ha contribuito appunto alle spese per queste luminarie natalizie con un contributo di 1.500 euro. Basta. Bene. Allora, passiamo a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, esame d'approvazione del piano programma e del budget economico triennale 2021-2023 dell'azienda speciale GEASC. Passo la parola all'assessore Rosa perché illustri l'argomento. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente, buonasera. È un argomento illustrato in commissione. Io adesso lascerei la parola non so se vuole intervenire il presidente o il direttore, e rimango a disposizione poi per i chiarimenti necessari. Grazie presidente. Allora, presidente Almasio, mi sente? Scusi, direttore sì, presidente Almasio, giusto, mi sente? Ne prima risultava collegato. O il direttore? Direttore Paolo Stellini? Risultano ancora collegati? Confermo, presidente, vedo qualcuno collegato. Non hanno modo. Probabilmente. Posso. Presidente di GEASC, Luciano Almasio, mi sente? Lo sta parlando, ma non so se presidente, mi dice o Almasio o Stellini, mi hanno mandato un messaggio dicendo che loro sentono tutto, ma non riescono a farsi sentire. Uguale al primo, al consigliere Navarra, uguale, né più. E nemmeno, ecco, un attimo solo, mi stanno provando a chiamare. Allora, l'ho appena sentito telefonicamente, anche lui accederà tramite telefono perché mi sa che ha lo stesso problema del consigliere Navarra di prima, cioè ci vedeva e tutto, ci sente pure, ma non riesce a parlare al microfono. Quindi se un attimo soltanto di pazienza anche per il presidente di GEASC. Stasera è così. Quando lo vedete che si ricollega, ditemelo che lo chiamiamo. Certo, presidente. Grazie. Grazie. Sta arrivando. Vediamo se adesso ci sente e riesce a prendere parola. Presidente Almasio? Mi sentite? Buonasera, presidente. Siete bene? Sì, abbastanza bene, presidente. Io adesso non ti sento più. Pronto? Sì, ti sentiamo, presidente. Presidente Almasio. Okay.
Ok. Adesso vi passo il dottor Stellini che vi relaziona sulla... Prego, direttore Paolo Stellini, grazie. Buonasera a tutti. Dunque, come già esposto in Commissione Bilancio, il bilancio di previsione per il 2021 di GEASC ha comportato qualche piccolo problema di stesura perché mancavano una serie di dati relativi al 2020, quanto è a seguito dell'emergenza Covid è stato un anno assolutamente molto poco indicativo e da non poter prendere in considerazione. Di fatto ci siamo, tranne per quanto riguarda l'andamento della farmacia, che comunque dal mese di agosto ha iniziato a evidenziare un miglioramento dei ricavi, per tutto il resto abbiamo dovuto rimetterci totalmente ai dati esistenti alla fine del 2019. Di fatto il bilancio che presentiamo è il bilancio che prevede la gestione ordinaria di tutti i servizi che abbiamo sempre gestito, si è aggiunto la parte relativa alla gestione e alla manutenzione dell'area cimiteriale. Tant'è vero che quest'anno sul bilancio che presentiamo non vedete più illuminazione emotiva, ma vedete servizi cimiteriali. Di fatto la parte di manutenzione dell'area cimiteriale non rappresenta per GEASC una partita praticamente a zero, anche perché quanto conosciuto dal Comune in virtù del contratto di servizio è più o meno allineato a quello che GEASC riconosce alla cooperativa a cui è affidata la gestione del servizio. Abbastanza penalizzata è stata invece riteniamo che dovrà essere invece il servizio di ristorazione scolastica, in quanto prevediamo che per tutto l'anno a venire e molto evidente anche parzialmente anche per gli esercizi successivi avremo una grossissima incidenza per quanto riguarda scusatevi, io ho un ritorno pazzesco, faccio fatica a capire, voi mi sentite bene? Sì, noi la sentiamo bene. Scusate, io parlo però è collegato sia col cellulare che col PC, quindi una delle due la può chiudere. Forse sì, forse vi conviene quella col PC. Ok. L'audio. Sentite? Sì. Sentite? Sì, bene, abbastanza bene. Prego. Okay. Dicevo, per quanto riguarda la ristorazione scolastica, abbiamo un'incidenza dei costi decisamente superiore a quelli che sono sempre stati i costi della gestione ordinaria, in quanto da inizio anno sta incidendo in modo davvero importante. Di erogazione del servizio sulla base dei protocolli Covid, per cui sanificazione, consumazione pasti in classe, sanificazione prima dei pasti, sanificazione dopo dei pasti. Parliamo comunque di un'incidenza sui costi di gestione dai 35-38 mila euro l'anno a regime. Abbiamo ipotizzato, e questo è troppo facile a prevedere, di sicuro un calo sugli incassi dell'occupazione del suolo pubblico, di sicuro un calo degli incassi per quanto riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affezioni. Per quanto riguarda invece la farmacia, abbiamo ipotizzato comunque una ripresa dei ricavi. Sommariamente quello che è stato fatto a bilancio è questo: si chiude con un contributo secondo quelli che sono comunque i contratti di servizio, si chiude con un contributo da parte del comune all'incirca di 160 mila euro.
Allora, domande, interventi. Se avete qualche dettaglio in particolare, sono a disposizione. Ok, perfetto. Qualche intervento? Ok, prego, consigliere Carlesso. Buonasera. Se posso permettermi, voglio fare una prima domanda al direttore o al presidente di GEASC. È una domanda che probabilmente si pongono in tantissimi cittadini. Dove andrete con la nuova sede? Chi vuole intervenire, il presidente o il direttore? Vorrei intervenire io. Non so se questo riguarda il discorso del bilancio, però rispondo in modo tranquillamente reale che si sta valutando delle opzioni concrete, okay? C'è piena operatività, c'è pieno coordinamento con l'attuale amministrazione per trovare la soluzione migliore per GEAS, per i vigili e per tutto quello che è il discorso amministrativo, costi e così via. Non siamo a un punto definitivo ancora per il momento, perché la cosa non è così semplice, però insomma, io sono abbastanza ottimista di non andare, come si suol dire, alle camicie greche. Le opzioni sul tavolo sono sostanzialmente due, però ripeto, per dare delle cose più concrete ho bisogno più di avere in mano dei dati certi che vanno poi concordati con l'amministrazione. L'obiettivo è quello di far entrare i vigili nell'attuale sede della GESC il prima possibile, perché è giusto così, insomma, hanno una situazione nello stabile dove sono oggi che non è più stabile. E non solo tempo, però stiamo cercando un'adeguata sede anche per GESC, anche in visione di un allargamento dei servizi che GESC dovrà andare a gestire. Ecco, tutto qua. Presidente, posso chiederle una gentilezza? Probabilmente abbiamo problemi, cioè la sentiamo male, perché praticamente avete due accessi contemporaneamente. Infatti vi vediamo in telecamera due volte. Potete... Cioè il microfono l'avete spento in uno dei due, giusto? Adesso non ti ho sentito, scusa. Il microfono è spento. Okay. Sì, però avete praticamente due, vi vediamo in due telecamere, quindi presumo che avete con lo stesso utente siete due volte, avete l'accesso. Non so, magari mai facciamo una prova. Ecco, perfetto. Sì, ho chiuso il portatile. Ok. Doveva continuare, presidente, oppure aspetta altre domande? Adesso non ti sento più, Alessio. Non so se voi sentite me. Noi la sentiamo bene. È la serata. Mi senti? Un attimino, però. Presidente, probabilmente ha abbassato il volume del cellulare perché prima col portatile innescavo. Pure il volume del cellulare perché adesso ha una connessione sola. Presidente Gerschi, mi sente adesso? Perché noi la sentiamo bene. Come va così? Così la sento, presidente. Adesso ho disattivato il cellulare perché sta facendo su giù prima uno poi l'altro. Adesso vediamo se dal portatile riusciamo. Adesso si è collegato come Paolo. Ok, infatti la sentiamo, presidente.
Ci sentite? Allora, però se siete nello stesso locale, uno va chiuso, perché altrimenti non si sente niente. Elena, noi abbiamo acceso, scusi, abbiamo acceso solo un apparato. Io non sento niente. Abbiamo acceso solo un apparato comunque. Allora dovete scollegarvi con uno dei due, perché io vi vedo doppio e sento doppio. Ci ho pensato io, sindaco. Ok, presidente e direttore, adesso sono con una connessione. Ok, mi sentite voi intanto? Noi sentiamo sempre bene. Adesso andiamo bene così. Allora, okay. Voleva forse intervenire anche il consigliere Baroffi con qualche domanda? Sì, non avevo finito. Ah, non aveva finito, ok. Consigliere Carlesso, prego. Allora, sì, quindi al momento ci sono due ipotesi, ma nessuna concretezza. Al momento ci sono due ipotesi che stiamo valutando in maniera concreta, non abbiamo ancora dato una scelta definitiva, questo sì. Quindi non ci sono ancora i costi per riallacciarne al bilancio? Sulla prima ipotesi su cui stiamo lavorando ci sono già dei costi. Sulla seconda ipotesi invece, che è più complessa, che avrebbe molti meno costi per l'amministrazione, almeno così una prima valutazione, però ci sono altri problemi connessi all'uso di uno stabile, e ho visto che è già stato sui giornali ultimamente, però io andrei con calma, perché appunto, cioè con calma a fare dichiarazioni non la verità. Quindi al momento ci sono due ipotesi su cui si sta lavorando, per una i costi sono un po' più definiti, per l'altra no. Sì. Cioè, quindi per lo stabile per capirci, per lo stabile dell'ASL non ci sono ancora ipotesi di costi. Per l'altra soluzione invece i costi sono un po' più avanzati. Sì, sulla prima soluzione, l'altro stabile, i costi sono, la definizione comunque, dei costi e dei tempi sono stati avanzati. Ok, comunque si sta parlando di costi. Si sta parlando di costi, sì, in qualsiasi caso si sta parlando di costi. Costi. È un trasferimento comunque costi. Ecco, sì, credo anch'io che sia costoso un trasferimento, e l'altra domanda è questa. C'è parecchia fretta da parte dell'amministrazione nel definire questa cosa, che però non trova, a mio avviso, al momento non corrispondenza con lo stato dei fatti, con lo stato dell'arte, perché se ci sono ancora due ipotesi, e l'assessore ha detto che per la primavera è previsto lo spostamento, questa cosa mal si combina, e volevo capire qualcosa di più riguardo a questi costi che abbiamo definito che sono costi nel bilancio di previsione. Cioè, nel bilancio di previsione dove li trovo questi costi? Non ci sono. Ah, perché il bilancio è stato fatto prima dell'ultimo consiglio comunale, per cui il bilancio è stato fatto senza al momento mettere in previsione dei costi dello spostamento che stiamo ancora valutando. Come avete visto nel bilancio c'è una voce di variazione per il costo che riguarda lo spostamento dei vigili in GESC, ok? Sì, perché la cosa è più semplice, lo stabile esiste già, per cui è stato più facile. Per lo spostamento di GESC in una nuova sede, invece, la cosa è più complessa, per cui al momento non abbiamo inserito i costi nel bilancio di GESC. Però dovrebbero esserci, perché è il bilancio di previsione, giusto?
Ciao, se mi permetti, posso intervenire? Noi abbiamo, ascolti, il bilancio di previsione non viene fatto in 5 minuti o in una giornata. Il bilancio di previsione poi ci porta via quantomeno 15 giorni di lavoro. È proprio un lavoraccio. Noi per presentare il bilancio di previsione, per mandare in approvazione, se non ricordo male, all'1/12 abbiamo incominciato a lavorare, di fatto, siccome non ci lavoriamo tutti i giorni, che stamattina abbiamo incominciato a lavorarci al 1° di novembre o al 2 di novembre, al 3 di novembre. È chiaro che io capisco benissimo che tu ti stai riferendo anche a un consiglio, al consiglio comunale del 26, nel quale, voglio dire, avete comunque discusso forse dei trasferimenti dei vigili qua, però nel bilancio prima del 26... Paolo, c'era anche l'indirizzo di giunta sul spostamento dei vigili, è quello di ottobre. Sì Paolo, però era semplicemente un atto di indirizzo nel quale il mio CDA ha preso regolarmente atto. Noi abbiamo preso comunque, il mio CDA ha preso buona nota di un atto di indirizzo ma per noi era assolutamente un atto di indirizzo. Tu capisci che io cosa ti butto dentro o cosa propongo quando ancora di fatto... No, io capisco benissimo, ho capito benissimo. Però trovo che un'operazione abbastanza complicata sostanzialmente non è stata ancora pensata, perché... Posso intervenire? Devo finire. Un attimo, Silvia, perfetto, quando finisce, parola. Certamente. Perché oltre questo problema prettamente economico, ma rilevante, che si evidenzia nelle vostre parole, c'è anche il problema di mettere d'accordo anche i documenti che sono stati sottoscritti, cioè gli accordi tra il Comune e GEASC con il contratto di affitto e con il vostro impegno nell'aver affrontato i lavori con un mutuo che state ancora pagando. Quindi tutta l'operazione al momento mi sembra che non ci sia niente di strutturato. Prego, almeno dei documenti che guardiamo stasera non c'è nessuna evidenza di questo passaggio che dovrebbe avvenire in primavera. Allora Paolo, io mi posso limitare a parlare di dati di fatto. Per me al momento, ma io faccio un'altra cosa rispetto a quello che fate voi, per me al momento di definito, al momento io non ho ancora nulla, per cui mi limito a lavorare sui dati concreti, sulle risultanze che hanno. Poi io col mio presidente ci parlo regolarmente, mi coinvolge in tutti quelli che sono i passaggi e comunque al momento sono ancora dei passaggi per quanto mi riguarda, per quanto ho conoscenza io, di fatto in fase embrionale, va studiata la situazione giusta. Poi nel momento in cui viene trovata la situazione giusta e so che su quello ci stanno lavorando, è chiaro che il mio compito sarà quello di fare correre GEASC nel più breve tempo possibile e portare a buon fine l'operazione, ma questo è il mio compito. Poi io sul resto sinceramente non posso che dirti, io prendo atto di quello che ho in mano, non posso fare nient'altro. Tu ascoltami, tu hai una ascolta, tu hai il consiglio amministrazione, hai comunque una persona a te molto vicina, sai benissimo quali sono i passi che ad oggi sono stati fatti, cioè scusate, ma stiamo parlando, non è che stiamo parlando tra di noi, stiamo parlando magari anche ai cittadini, non è che vi parlate tra di voi. No, ma questo è interessante. Ho fatto una domanda e ho risposto semplicemente. Ma prima di tutto non ci si dà del tu perché siamo in un consiglio comunale. E seconda cosa, magari possiamo fare degli interventi istituzionali. Grazie.
Ecco, l'altra parte sull'aspetto documentale, a che punto siamo? Io volevo rispondere perché ho chiesto la parola prima. No, un attimo, sì. Un attimo. Abbiamo da ultimare questo intervento del consigliere Carlesso, poi l'aveva chiesto addirittura prima il consigliere Baroffio. Ovviamente le darò anche la parola, ci mancherebbe anche a lei. Presidente, io cedo la parola al sindaco, dopo intervengo io. Grazie consigliere Baroffio. Prego sindaco. Allora, mi piace che il consigliere Carlesso abbia tutte queste certezze, sono veramente contenta per lui. Non ci sono certezze perché noi abbiamo fatto una riunione ieri, abbiamo fatto una riunione con GEASC ieri, quindi mi dispiace che il presidente non abbia parlato con il suo direttore, ma abbiamo trovato, credo, una quadra per avere il trasloco anche di GEASC, ma il nostro primo impegno, e l'ho sempre detto, è spostare la polizia locale in GEASC. Dopodiché ci sarà il secondo passaggio che con l'assessore Rosa e con il presidente di GEASC ieri abbiamo quasi definito. Quindi cioè, se lei, consigliere Carlesso, non si parla col direttore, non so che cosa dirlo, con il CDA non so che cosa dirle, però noi ieri abbiamo quasi definito un'ipotesi che è quella che tra l'altro ci è stata informalmente presentata da GEASC, quindi siamo quasi ad una definizione. Dopodiché se il presidente di GEASC parla di articoli di stampa, a me va benissimo perché sono state fatte delle ipotesi anche di efficientamento e di sistemazione della sede della piazza di Piazza Gramsci, quindi va benissimo, su questo stiamo lavorando, però noi adesso lascio la parola anche all'assessore Rosa, abbiamo quasi definito lo spostamento. Non c'è, allora, sul fatto dello spostamento di GEASC non c'è nessun problema e non c'è nessuna fretta. La fretta che noi abbiamo è la fretta di dare una sistemazione, come ho detto più volte, come ho detto anche a tutti i miei funzionari, a tutta la giunta e più volte al consiglio comunale, quello di dare una sistemazione alla polizia locale, perché quello che non è stato fatto negli anni precedenti lo faremo adesso. Quindi questa è la nostra priorità come giunta. Dopodiché abbiamo trovato una soluzione, credo, anche interessante per il futuro, perché implementeremo anche tanti servizi di GEASC, quindi anche per GEASC. Quindi non so lei che notizie abbia, però noi questo è quello che abbiamo definito nella riunione di ieri. Se lei vuole parlare direttamente con il direttore, ci parli. No, voglio parlare con lei, sindaco. Perfetto. Vorrei sapere, allo stato attuale... No, un attimo, sì. Consigliere Carlesso, mi scusi. Adesso la parola la devo dare al consigliere Baroffio, che sta aspettando. D'accordo. Giusto, sì. No, poi anche l'assessore Rosa forse voleva essere più preciso rispetto al mio intervento. Prego, consigliere Baroffio. Grazie, presidente, buonasera. Anch'io ho delle domande da fare proprio riguardo alla sede di GEASC, perché la cosa che mi è saltata subito all'occhio nel bilancio di GEASC è appunto la mancanza dei soldi previsti per il trasloco. La prima domanda che mi verrebbe da fare è un po' anche su quello che ho sentito dire adesso dal sindaco, e che ha detto, non ho intenzione di chiedere di cosa avete discusso ieri in riunione, della quadra che avete trovato, però dico, avete detto che avete trovato la quadra e quindi sposterete i vigili, benissimo, ma io credo che sia una cosa da fare quasi in contemporanea, lo spostamento dei vigili e di GEASC. Esatto. Deve andare da una parte, ok, perfetto. Ha detto bene. La cosa che trovo infatti un po' stridente nella faccenda è questa, che nel bilancio del comune e nel DUP io trovo lo spostamento e lo stanziamento dei soldi per il trasloco dei vigili, quanto non trovo tutto ciò nel bilancio di GEASC, e non credo che il DUP ci sia impiegato poco tempo a farlo, ma penso che qualche settimana di tempo lo abbia richiesto, come dovuto anche al deposito che è stato fatto, per dove noi consiglieri abbiamo potuto vedere. Quindi credo che ci sia stato probabilmente anche, secondo me,
una mancanza di collegamento tra le due cose. Perché mi aspetto anche, poi concludo, che ci siano due passaggi. Il CDA di GIASC debba fare una rescissione del contratto della sede di GIASC, o no? E poi GIASC, che ha aperto un mutuo per sistemare la sede, ad oggi, e questa è una domanda tecnica, è una domanda tecnica che non è una risposta, ad oggi, avendo aperto un mutuo, può fare debito? Allora, su questo sicuramente può rispondere l'assessore Rosa, perché ne abbiamo anche parlato ieri anche con GIASC, però la soluzione che abbiamo trovato va incontro sia alle esigenze della polizia locale, che ha necessità di uno spostamento rapido, sia alle esigenze di GIASC nell'ottica proprio di un ampliamento dei servizi sia per il comune di Fagnano, sia nell'ottica anche proprio di un ampliamento della zona. Per quanto riguarda il fatto del debito, noi come comune ci prenderemo comunque un impegno nei confronti di GIASC. Ci credo, il comune è proprietario al 100% di GIASC. È proprio per questo, perché l'ipotesi che abbiamo fatto inizialmente era l'ipotesi di spostare la sede GIASC nell'attuale spazio dei vigili, ma questa era proprio una prima ipotesi, ma non c'è nulla di strano a fare delle ipotesi, a fare delle considerazioni, a fare delle valutazioni e poi anche a considerare le valutazioni nell'ottica di un'evoluzione futura, ed è quello che abbiamo fatto anche come giunta e anche come in parte come maggioranza, ed è giusto, magari ciascuno ha la propria idea, però è giusto che sia così. Nell'ottica di un ampliamento dei servizi di GIASC abbiamo anche ritenuto di fare più ipotesi, tra cui anche quello del trasferimento nella piazza in piazza Gramsci. Questo è un'ipotesi che abbiamo valutato, però che alla luce di alcuni approfondimenti che abbiamo fatto anche per poter avere la possibilità di implementare i servizi anche sia con l'azienda ospedaliera sia con AST, abbiamo poi invece deciso di prendere un'altra strada, quindi di rendere in modo che GIASC abbia una sede diversa da quella attuale, ma nello stesso tempo efficiente, e soprattutto avere l'obiettivo che i vigili abbiano la sede più efficiente. Ma nessuno mette in dubbio che ai vigili serva una sede nuova rispetto a quella che ha attualmente, e questa è una cosa che credo nessuno all'interno del Consiglio Comunale la pensi diversamente da come la penso io. Diciamo che è un ritorno sui passi antichi questo, perché storicamente parlando del nostro comune fu una giunta di centrodestra nel 2009 ad abbandonare l'idea di portare l'attuale sede dei vigili nell'attuale stabile di Vicolo Sereni. La cosa rimase lì abbandonata, poi nella precedente amministrazione si è pensato di aprire un mutuo anche per togliere quei costi dell'affitto della sede di GIASC. Il mio discorso, la mia preoccupazione era quella che, appunto, avendo aperto un mutuo, non so quanto possa GIASC fare col suo bilancio debito. È chiaro che poi quando viene fatto debito viene sì ripagato dal comune. A questo punto mi avete comunque aperto una nuova domanda che io avevo già fatto lo scorso anno, a questo punto mi sento di dover fare nuovamente, che è quella appunto sugli sviluppi futuri di GIASC, perché se devo abbandonare il discorso della sede attuale, dopo ne parleremo probabilmente nel DUP della sede dei vigili, verranno fatte altre domande, ma se parlo di GIASC in questo momento vorrei appunto capire quali sono le intenzioni di questa amministrazione nei confronti di questa municipalizzata. Quali sono le prospettive, le intenzioni di nuovi servizi, se c'è per caso
Io mi aspetterei, dico una, magari una cosa che voi in questo momento non la vedete, visto che volete andare a fare altre spese, però io una cosa che, a cui tenevo particolarmente era appunto la diminuzione dei debiti di GIASC. Questa era una cosa che era stata valutata nel programma anche della mia lista. Tutto qua. Quali sono le prospettive future, dunque, di questa azienda? Prego, vuole rispondere lei o facciamo rispondere l'assessore Rosa a questa domanda? Ah, se vuole rispondere anche il consigliere Beltemacchi, che mi sembra che abbia una delega, io sono più che contento di ascoltare. Chi risponde a questa domanda? L'assessore Rosa, il sindaco? O non lo so, se vuole rispondere anche il capogruppo Beltemacchi? Non so, ditemi voi, io do la parola. Scusi Presidente, io ho chiesto la parola. Prego, prego Assessore. Grazie Presidente. Devo dire che diciamo il modo di argomentare dei consiglieri che sono intervenuti fino adesso fa ritornare l'argomento a quanto già illustrato in sede di assestamento di bilancio. La cronistoria di tutti gli avvenimenti, di tutte le delibere e di tutte le posizioni assunte nel passato dalle diverse amministrazioni che si sono succedute nel corso degli ultimi 20 anni, ipotizzando almeno 3 soluzioni per il comando dei vigili, senza riuscire a completarne nemmeno una, ne abbiamo già parlato. Non so se ne dobbiamo parlare ancora stasera. Io credo che si debba sempre cercare di fare dei passi in avanti. Se non sono stato chiaro l'ultima volta in cui sono intervenuto illustrando la variazione di bilancio, e invece mi sembra di essere stato estremamente chiaro, per amor di Dio, io sono a disposizione, sono in comune sostanzialmente tutti i giorni, non mi è capitato mai che i consiglieri, né il consigliere Barofio né il consigliere Carlesso, mi abbiano chiesto mai alcun. Io nella mia argomentazione però mi rendo conto, mi rendo conto, faccio parlare ricordandole una cosa semplicemente, che lei è un assessore esterno, io non dico scusatemi un attimo, mi interrompo subito, ma io non vorrei è una questione anche di educazione, consigliere. Scusi se devo dire. Almeno malissimo anch'io. E mi lasci finire. Le chiedo per favore. Prego, assessore Rosa. Quindi per quanto riguarda quello che sono stati il succedersi delle situazioni, ne abbiamo già parlato. Dobbiamo tornare a parlarne questa sera, per amor di Dio, io sono qua, sono a disposizione, possiamo parlarne. Quello che viene sottolineato dal punto di vista negativo da parte dei due consiglieri comunali che sono intervenuti, dal mio punto di vista ha una lettura totalmente differente. L'amministrazione si è posto un tema e un problema, e che è la definizione di una sede adeguata per il comando dei vigili urbani, e di conseguenza, avendola individuata nell'attuale sede della GEASC, è evidente che di concerto con GEASC si pone il problema di trovare adeguata soluzione anche alla sede della GEASC. Nel momento in cui si pone questo problema sul tavolo dell'amministrazione, è evidente che arrivano più soluzioni, e tutte queste soluzioni, quelle che vengono messe all'ordine del giorno come soluzioni plausibili, vengono analizzate tutte a una, di ognuna vengono analizzate i fattori positivi e i fattori negativi, e di tutto questo chiaramente si avvia un confronto di concerto con la GEASC.
Dal punto di vista, diciamo, giornalistico, forse è più interessante, in maniera, come fosse uno stillicidio, mettere l'accento un giorno su una soluzione, un giorno sull'altra, dicendo: ma guarda un po' cosa stanno pensando, ma guarda che questa cosa ha questi pro, questi contro. Cioè, noi invece il metodo nostro è quello di mettere tutte le soluzioni sul tavolo di concerto con la GEASC, e chiaramente la soluzione della attuale sede ASST utilizzata dall'SST di Piazza Gramsci è chiaro che è una delle soluzioni, così come una delle soluzioni è l'attuale comando dei vigili, così come una delle soluzioni è andare sul libero mercato per acquistare una nuova struttura da dedicare una, alla sede della GESC, piuttosto che realizzare ex novo su un terreno di proprietà comunale o su un altro terreno un nuovo immobile da destinare alla GESC. Tutte queste soluzioni sono tutte soluzioni plausibili, di ognuno di queste ci sono pro e contro, ed è evidente che rispetto a un processo decisionale che l'amministrazione si pone di portare a compimento, tutte le soluzioni devono essere analizzate, e di conseguenza ognuna di queste soluzioni avrà degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Come ha detto il sindaco, la riunione di ieri, che è la riunione, diciamo, in esito chiaramente di tutto questo percorso che è iniziato nel momento in cui questa amministrazione ha deciso di dare la nuova sede comando dei vigili urbani, è stata probabilmente la riunione decisiva. Noi stiamo sostanzialmente chiudendo il cerchio e definendo, rispetto a tutte le soluzioni che sono state messe sul tavolo di confronto, quale sia la soluzione definitiva. È evidente che la GEASC nel suo bilancio, quelli che saranno i costi di investimento della locazione nella nuova sede, li potrà inserire unicamente quando questo processo decisionale sarà ultimato e non prima. L'amministrazione invece di concerto, e a differenza di questa, diciamo, situazione, l'amministrazione ha già deciso dove andrà il comando dei vigili urbani, e quindi rispetto a questa situazione è evidente che l'amministrazione ha di fronte a sé costi cogniti di trasferimento. L'amministrazione ha escluso di concerto con la GEASC la possibilità di inserire la GEASC proprio per il processo di ampliamento delle competenze della GEASC, ha ritenuto di non utilizzare gli spazi attualmente occupati dal comando dei vigili urbani, e di conseguenza, rispetto a quegli spazi, è stata già definita un'ulteriore destinazione. Poi, se il sindaco vorrà dare anche ulteriori approfondimenti rispetto a questa ipotesi, perché ce ne sono, il sindaco potrà dare ulteriori comunicazioni. Però, quando il processo decisionale di concerto tra l'amministrazione comunale e la GEASC sarà ultimato, verranno messe nero su bianco i costi di trasferimento della GEASC nella nuova sede. E questo è un procedimento del tutto logico, che non può essere diverso, non può una qualunque soluzione essere esclusa a priori. Tutte le soluzioni sono arrivate sul tavolo dell'amministrazione, sono state tutte esaminate, e questo processo è giunto sostanzialmente alla sua conclusione. Quindi nei prossimi giorni verrà delineato anche il quadro di trasferimento della GEASC della nuova sede, e saremo in grado, assieme alla GEASC, di dare compiutamente anche questi costi. Ma questo processo decisionale, che si vuol far apparire come la confusione dell'amministrazione, perché questo è l'obiettivo
delle minoranze, non, questo non risponde assolutamente al vero, ma il fatto che vengono messe in, diciamo, in bocca parole che non rispondono al vero agli amministratori, a me ultimamente succede spesso e volentieri, non è che sia una novità, non è che questo ci spaventa. Questa amministrazione ha già dimostrato in questo periodo di essere in grado di avviare processi decisionali che iniziano, che hanno un percorso, che arrivano in fondo e che maturano una decisione operativa. Basta vedere l'assestamento di bilancio sugli investimenti, che è oltre i 3 milioni di euro, e questo ne è la riprova. Poi permettetemi di dire che questa cosa possa piacere o dispiacere ai consiglieri della minoranza non è un nostro problema, ma credo che i consiglieri, i cittadini di Fagnano si siano resi conto di quanti cantieri sono presenti sul loro territorio. E io dico che anche rispetto a questo tema l'amministrazione terminerà il suo processo decisionale in maniera costruttiva, determinerà dopo decenni la definizione di una sede adeguata dei vigili, determinerà la nuova sede della GESC e anche l'ampliamento di funzioni della GESC, perché come ha detto il sindaco, è in, diciamo, quello che vuole fare l'amministrazione è ampliare il più possibile le competenze della GESC in maniera tale da non dover innanzitutto dare a questa realtà la possibilità di espandersi, e poi evidentemente per noi tira fuori 190.000 euro come quest'anno, cioè comunque è uno sforzo che non è indifferente, e così come nel bilancio previsione, come voi potete vedere, sono inseriti 160.000 euro per la copertura delle, diciamo, di quello che è il bilancio della GEASC. E tra l'altro mi sento, scusate, di poter evidenziare che non risponde al vero neanche quanto asserito prima dei consiglieri, quando hanno detto che nei documenti della GESC non c'è traccia di questo trasferimento. Questo non è vero, perché sia nella scheda che anche nella relazione, tra gli investimenti per il triennio è inserito anche il passaggio riferito al trasferimento della sede. Quindi questo è un dato, è dentro nella relazione. Anche i cittadini che ci stanno vedendo, ascoltando in questo momento, è giusto che sappiano che invece nel bilancio preventivo della GEASC, nelle relazioni, è inserito anche il trasferimento della loro sede. Questo deve essere chiaro ed evidente, anche se qualcuno, qualche consigliere comunale, dice il contrario dicendo una cosa che non è vera. Grazie. Allora, io ho tre mani alzate, vedo il sindaco, il consigliere Baroffio l'ha alzata successivamente perché gli era stata tolta, e il consigliere Carlesso. Sindaco, lei vuole aggiungere qualcosa? Ah no, ok. Prego, sindaco. Cioè, credo che debba parlare il consigliere Baroffio. Sì, prego, consigliere Baroffio. Allora, io chiedo scusa per l'interruzione di prima, però... Assessore, io ho fatto una domanda prima, non ho asserito, ho chiesto, e mi sembra che anche il direttore generale di GEASC abbia detto che non hanno avuto tempo di inserirlo loro. Io non ho fatto nessuna affermazione, ho fatto delle domande. Se lei capisce le mie domande come affermazioni, ha sbagliato a comprendermi. Punto uno. Secondo, io argomento come mi pare piace in Consiglio Comunale. Ho semplicemente preso una cosa di 15 anni fa, ma non l'ha preso tutta la cronistoria che abbiamo fatto l'altra volta. Era un modo per argomentare, non certo per fare polemica con lei, anche perché era il mio ultimo dei pensieri andare a far polemica con quello. Terza cosa, nessuno è dispiaciuto di vedere i cantieri in giro per Fagnano. Meno male che si fanno i lavori. Meno male. Certo, è un piacere di tutti vedere che il paese prosegue, ci mancherebbe,
perché dovrei essere scontento che ci sono i cantieri a Fagnano? Dovrei essere scontento che si stanno facendo i marciapiedi in via Vittorio Emanuele, che è anni che sono conciati? Ma ci mancherebbe, c'è tutta la cittadinanza di guadagnare di questo. L'avessi fatto anch'io e penso che anche gli altri fossero stati contenti. Ma detto questo, non mi permetto di dire che sono dispiaciuto del fatto che ci siano dei cantieri in giro per il paese. Anzi, ben vengano, è lavoro per il bene del paese e per la cittadinanza. Probabilmente un attimo in ritardo, se devo proprio dirla tutta a livello politico. Però non è proprio così, cioè va bene, va benissimo. Io adesso però attendo semplicemente la risposta all'ultima domanda del mio intervento di prima, che era quella sui legati ai servizi e il futuro di GESC. Fine. Prego, assessore, per la risposta. No, credo che su questo aspetto in particolare, che è stato oggetto anche di un confronto, sia giusto che parli il sindaco, che ho visto che chiede la parola. Sì. Ok, prego. Allora, sindaco, per quanto riguarda i servizi, stiamo lavorando su due fronti: incrementare i servizi di GEASC, anche ascoltando le richieste di comuni vicino a noi, quindi ci sono arrivate delle proposte che sono anche interessanti, e per cui GEASC potrebbe impegnarsi, essendo comunque il primo interesse del comune quello di far lavorare la propria partecipata al 100%, al massimo, quindi di renderla efficiente, come anche lei consigliere Varoffio ha chiesto anche tante volte, me lo ricordo anche in passato. Per esempio, una delle ipotesi, al di là delle ipotesi che ci stanno venendo dall'esterno, è di affidare a GESC tutta una serie di servizi, per cui per esempio ci siamo trovati un po' impreparati, per esempio per la nevicata, quindi potrebbero essere assegnati e naturalmente con un'implementazione anche di personale e quindi di forze a GEASC, quindi nell'ottica di un piano industriale forte, tutta una serie di servizi come potrebbero essere quelli anche della neve, piuttosto che della manutenzione del verde, piuttosto che di altri servizi su cui comunque interloquiremo proprio con GEASC. Dall'altra parte, l'altro nostro obiettivo che è venuto proprio alla luce anche in questi giorni, proprio discutendo del futuro di GEASC e anche del trasloco, è quello di incrementare i servizi, e su questo apriremo un confronto, anzi abbiamo già chiesto un confronto con l'assessore ai servizi sociali, con ATS e con l'azienda ospedaliera, per incrementare i servizi anche per la sede di Piazza Gramsci. Questi due fronti sono aperti e ci impegniamo come amministrazione a lavorare, anche perché il servizio con il CUP sta andando a terminare, quindi dovremo ricontattare e riprogrammare una serie di interlocuzioni con l'azienda ospedaliera, però nello stesso tempo vogliamo proprio implementare. Di questa cosa ne abbiamo parlato anche con la maggioranza, e questo è legato comunque anche al futuro di GEASC. Anche se GEASC non andrà nella sede nella sede che attualmente è occupata esclusivamente dall'azienda ospedaliera, però vogliamo comunque lavorare con GEASC per implementare per esempio il servizio del CUP, perché ci stiamo rendendo conto che anche in questo periodo di problemi che stiamo avendo con il Covid, l'assistenza sul territorio è importante. Questa interlocuzione la possiamo fare anche con GEASC, quindi anche su questo fronte, se il servizio non sarà nella sede di GEASC, il rapporto con GEASC sarà importante. Quindi proprio stiamo lavorando su più fronti. Bene, consigliere Carlesso, lei voleva fare un intervento, vedo una mano alzata. Sì, se posso. Prego. Sì. Prego. Sì. Niente, volevo rassicurare l'assessore Rosa che non mi era sfuggita la frase a pagina 10 del bilancio di GEASC,
pagina 10 di 110 pagine, in cui c'è scritto, e infatti è stato definito da parte dell'ente locale di riferimento, un diverso utilizzo dell'attuale sede aziendale di proprietà del comune di Fagnano e attualmente concessa in affitto al proprio ente strumentale. Sarà compito del CDA, di GEASC, di concerto con l'amministrazione comunale e in un'ottica di sviluppo dell'azienda, studiare e rendere concrete, nel caso, le soluzioni più appropriate per una nuova collocazione degli uffici, prestando particolare attenzione a preservare e garantire gli equilibri economici e soprattutto i flussi finanziari necessari all'operatività. Non mi era sfuggita. Il problema, però, concorderà con me che nelle cifre del bilancio di previsione io non trovo quelli che il presidente del GEASC e il direttore chiamano costi, e non li trovo nel bilancio di previsione né della GEASC, e me l'hanno spiegato il perché, ma nemmeno del comune. Ho capito che è un lavoro in itinere, però credo che vadano trovate queste cifre e vada strutturato un piano finanziario per fare questa operazione. E poi non dimentichiamo che c'è un contratto di affitto, e il contratto di affitto di GEASC, dovrei trovarlo, comunque vincola il locatore, che sarebbe il comune, a non sfrattare praticamente GEASC per 12 anni. Quindi è GEASC che deve rinunciare alla sede per decisione del proprio CDA. E al momento, ed è una risposta anche al sindaco, io sento gli appartenenti al CDA, soprattutto che sono in contatto con il mio gruppo, e ho un riferimento costante di quello che avviene. Al momento di questo spostamento se ne è parlato in due CDA, e tutte e due le volte è stato parlato nelle varie ed eventuali. Al momento non c'è nessun atto documentale, cioè quello che abbiamo è soltanto, scusate se potete correggermi se mi sbaglio, ma una delibera di indirizzo di giunta, una variazione di bilancio di 99.000 euro per i lavori da farsi nella sede di GEASC, nella sede attuale di GEASC, e una relazione del responsabile del settore lavori pubblici, che definisce alcune cifre e altre le lascia da definirsi. Quindi la mia preoccupazione è semplicemente questa, che un'operazione del genere deve essere studiata e si deve prevedere un piano finanziario, che qui non vedo. Qui stiamo discutendo stasera, in questo punto in particolare, del bilancio di previsione di GEASC. Poi parleremo del bilancio di previsione del comune, ma non trovo questo, non riesco a capire se c'è un piano finanziario di questa cosa. Ma io volevo, grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo rispondere al consigliere Marco Baroffio, no? Cioè, in tutta questa storia, il filo conduttore che mi è piaciuto dell'amministrazione comunque è di cercare di non spendere
una montagna di soldi dei fagnanesi. Ecco perché sono uscite varie ipotesi, le stanno analizzando e poi probabilmente hanno trovato dei blocchi in ST, però davvero da parte di tutti c'è stato questa volontà di non creare forti debiti a GIASC, di non creare forti debiti al comune, ai fagnanesi. Ecco perché si è innescato un meccanismo di ipotesi, di riunioni, di piazza Gramsci, di vigili. E a me è bastato questo. Ho visto da parte di tutti, veramente di tutti, il non volere buttare soldi o spendere soldi dei fagnanesi. E qui c'è la ricerca di una soluzione, insomma, la meno onerosa possibile. Certo che sarebbe bello andare nel palazzo Gramsci, nel piazza Gramsci gratis. Io, è inutile nascondere, sarei contento di ciò. Però sia l'assessore Moltrasi che Rosa che il sindaco, insomma, hanno analizzato cose che probabilmente non è così facile non spendere. Quindi sono nate tutte queste ipotesi, ma non perché uno vuole mandare da una parte o dall'altra. Ecco, io ho trovato in questo, a parte di tutti, il filo conduttore era non sprechiamo quattrini dei fagnanesi. E quindi poi adesso, vabbè, discuteremo per ore, ma questo per riferirmi anche a Carlesso, che parla giustamente di costi, che non ci sono i costi, non avete preventivato. Ma lo scopo è proprio non avere costi alti. Quindi io starei sereno, perché quello che stanno facendo, secondo me, è proprio legato a questo, a non buttare i soldi dei fagnanesi. E a me basta quello, perché poi i dettagli, i tecnicismi, che poi ho scoperto strada facendo, che mi hanno fatto notare, quindi io dico che meglio di così, secondo me, non si possa fare. Poi ben venga qualunque altra idea, perché se anche uno della minoranza tira fuori il coniglio dal cilindro, ben venga. Ci mancherebbe, perché penso che tutti siano liberi di dirlo. Se questo costa meno delle ipotesi dell'amministrazione, fantastico l'idea di Carlesso, di Baroffio. Ad oggi io li vedo lavorare con coscienza. Questo era solo questo vuole essere sul mio intervento, insomma. Grazie. Bene, prego sindaco per la risposta invece. No, volevo intervenire sulla questione che ha fatto, sull'intervento che ha fatto prima il consigliere Carlesso. È vero, nell'ultimo CDA, anch'io e anche l'assessore Rosa, CDA scusate di GEASC, abbiamo partecipato. Non è il fatto che sia stata inserita la discussione nelle varie ed eventuali, il fatto è che non si è ancora arrivata ad una decisione proprio perché sono state valutate tante ipotesi, ma questo non deve essere un segno di negatività, ma anzi un segno di confronto e di ascoltare le posizioni di tutti, perché se all'inizio l'amministrazione nella propria ipotesi di giunta, come ha detto lei, in questo momento esiste un atto di indirizzo della giunta che ha chiesto agli uffici di fare una serie di valutazioni. Poi c'è stata un passaggio che abbiamo valutato non essere rispondente alle future esigenze di GEASC, quindi forse spostare GEASC nella sede dei vigili, nell'attuale sede dei vigili, non era la soluzione più idonea. Però su questo non ci siamo fermati, abbiamo detto va bene, andiamo avanti, valutiamo anche quello che GEASC ci propone, e quindi è per questo che ci stiamo mettendo un po' più di tempo magari del previsto, ma sicuramente il nostro primo obiettivo è spostare i vigili nell'altra sede, perché d'altronde quella sede è nata come sede dei vigili, non è che non ce la siamo neanche inventata noi, è nata proprio così. Abbiamo anche ripercorso tutte l'excursus, la storia anche di quella sede, ed è proprio la sede più idonea per i vigili in questo momento, è anche quella che può rispondere più velocemente alle esigenze dei cittadini. Ma questo non ci ha impedito di fermarci sulle nostre posizioni. Abbiamo cercato
comunque di non rimanere su quello che noi pensavamo all'inizio, quindi di spostare magari eventualmente GEASC nella sede dei Vigilum, ma abbiamo trovato delle altre soluzioni. Tanto è vero che l'attuale sede dei Vigili, facendo una ricognizione anche attenta degli spazi, può servire, anzi servirà alle future aule studio degli studenti, perché anche questo era nel nostro programma elettorale, ma non come propaganda, ma proprio perché lì serviranno degli spazi anche per gli studenti, soprattutto per gli studenti universitari. Potrebbero arrivare anche ulteriori finanziamenti su quella struttura, al di là di tutta la zona della colonia. Quindi non ci siamo fermati a ipotesi, diciamo, sterili, oppure alle nostre posizioni. Abbiamo cercato il dialogo con tutte le parti per capire cos'era meglio. Adesso siamo arrivati venerdì ad una definizione, seppure mancheranno ancora degli step, però siamo su questa parte. Se serviranno maggiori finanziamenti, se serviranno dei soldi che il comune dovrà mettere per GEASC, perché noi siamo convinti che comunque implementare i servizi per GEASC è importante, li metteremo, ma non sono dei costi, sono dei servizi che daremo ai cittadini. Bene, consigliere Carlesso, lei vuole fare un intervento? Che vedo che ha ancora la mano su. Sì, se posso, sì. Sì, prego. Ma guardi, signor Sindaco, che noi siamo disponibilissimi a collaborare, come accennava il consigliere Beltemacchi, se qualche volta ci chiedete anche cosa ne pensiamo, noi siamo disponibili a dare la nostra opinione le varie ipotesi. Anche noi pensiamo a fare il meglio per il nostro paese e avevamo anche noi in programma elettorale la realizzazione della sede dei Vigili, quindi non vedo quale possa essere la preclusione nel aprirsi al dialogo. Fino adesso non abbiamo registrato questo, perché la volta scorsa avevate dato tutto per scontato, già deciso. Quindi è difficile intervenire in un dialogo quando tutto sembra già deciso e avviato. Beh, però da qualche parte si dovrà... Quando poi scopriamo che invece non è così. Cioè... cosa vuol dire? Un'amministrazione per forza deve avviare delle discussioni, magari prendere anche delle decisioni. È il ruolo di un'amministrazione quello di prendere delle decisioni. In passato noi abbiamo messo ordine in alcune decisioni che non sono state prese sulla sede dei Vigili. Abbiamo fatto una delibera con il settore urbanistica, perché avevamo aperte delle posizioni, cioè tutta una serie di ipotesi dove mettere la sede dei Vigili. Per un'amministrazione non è possibile avere aperte tante questioni sulla sede dei Vigili, bisogna prendere una decisione. Allora, l'area di via Marmolada, assessore mi dica se dico delle cose non giuste, però l'area di via Marmolada, lì era prevista la sede del comando dei Vigili, 490.000 euro di investimenti, una pratica non ancora chiusa. L'abbiamo chiusa, abbiamo fatto una delibera in cui abbiamo detto, nella delibera in cui abbiamo fatto l'ipotesi dello spostamento e dello scambio della sede GEASC, Vigili GEASC, abbiamo anche messo dei paletti, perché c'era tutta una serie di questioni aperte. La sede dei Vigili in via Marmolada, per cui non era ancora stata dato un parere, per cui si era arrivati alla fine da parte dell'investitore privato, bisognava andare in consiglio comunale e forse dare un diniego su quel parere, perché non ci si era ancora espressi. Il fatto di poter acquistare un terreno e farci la sede dei Vigili, ma la prima questione aperta era che la sede di GEASC
era destinata ai vigili. Quindi noi su questa, su tutta questa serie di posizioni aperte abbiamo messo dei paletti, abbiamo detto tutte queste ipotesi dobbiamo in qualche modo chiuderle, dobbiamo prendere una decisione. Quindi, cioè, in passato si erano fatte delle ipotesi, non si era mai arrivati ad una decisione, adesso noi la decisione la prendiamo, quindi la sede dei vigili deve essere spostata alla GEASC. Dopodiché sulla GEASC siamo arrivati quasi ad una conclusione e mi sembra che riusciamo a fornire più di una serie di servizi, perché poi la sede attuale dei vigili avrà una destinazione per i ragazzi di Fagnano, quindi abbiamo tre diciamo obiettivi in uno. Non so, assessore, se vuole aggiungere qualcosa. Prego, assessore. No. Posso, presidente? Certo, prego, assessore. Per me l'intervento del sindaco è correttissimo e devo dire che io credo che, appunto, come diceva il sindaco, un conto è mettere su un programma elettorale vogliamo la nuova sede dei vigili, e questa è una cosa, e un altro conto invece è farla, è una cosa totalmente diversa. Noi la facciamo e arriviamo in fondo, facciamo la nuova sede dei vigili, facciamo la nuova sede della GEASC, ampliamo le competenze della GEASC, manteniamo la SST in piazza Gramsci e lo facciamo. Bene, intervento ancora del consigliere Carlesso. Scusi, assessore Rosa, è già stato fatto tutto questo? Guardi che i presupposti per fare determinati lavori sono dovuti al bilancio delle precedenti amministrazioni. Lei, come ricordava l'assessore Bossi, è un assessore esterno, per cui si limiti per cortesia a rispondere alle cose di sua competenza. Grazie. Vuole replicare, assessore? Ma... io infatti è quello che sto facendo, consigliere. Cioè io quello che faccio io è mettere nelle condizioni di realizzare l'amministrazione quello che decide di fare. Io non faccio altro che questo. Non ho altri ruoli. Faccio esattamente questo. E quindi nel momento in cui l'amministrazione ha deciso di portare il comando dei vigili nell'attuale sede della GEASC, io sto facendo proprio questo. Non l'ho deciso io, capisce? Capogruppo Beltemacchi, vuole intervenire anche lei? Alla mano su. No, io ora così magari la finiamo. Come dice l'apertura di Carlesso, no, sulle minoranze, ma era per focalizzare il fatto che le nostre scelte sono talmente limitate, cioè non è che ci sono molte alternative di fronte a un posto gratis come Piazza Gramsci, o l'alternativa a trovare delle sedi nuove probabilmente da acquistare. Quindi nel senso che voi cosa avreste trovato di più? O avete voi una sede gratis da dare alla GEASC che rispecchi le loro esigenze, ma le scelte sono solo quelle. Non c'era molta alternativa, era questo quello che volevo dire io prima. E c'è stato chiesto? Ma io, Carlesso, se lei è qua, tiri fuori il coniglio dal cilindro, tiri fuori un immobile gratuito comunale che non sia quello di Piazza Gramsci, io non ne vedo altri a disposizione. Comunque, consigliere Carlesso, posso, scusi, presidente? Sindaco, ci mancherebbe. Presidente Carlesso, tutta questa discussione è stata fatta con GEASC e tutti questi passaggi saranno fatti con il CDA di GEASC. Quindi non vedo cosa, perché lei debba dire ci è stato chiesto. GEASC ha fatto la decisione nel CDA. Sindaco, abbiamo già appurato che è stato discusso in due CDA nelle varie ed eventuali. No, nelle varie ed eventuali è stato discusso, perché io nell'ultimo CDA ho chiesto espressamente, ma scusate, non ne avete mai parlato?
quindi è stato inserito per questo nelle varie ed eventuali, perché appunto è giusto che il CDA ne discuta, quando verrà presa una decisione verrà messo come primo punto all'ordine del giorno, credo. D'accordo. Perfetto. Bene, allora, se l'assessore Rosa, vedo un'altra mano, la mano alzata ancora. Prego. Se posso. Certo. Sì, volevo semplicemente dire che rispetto alla soluzione prospettata, per esempio, ne avevamo forse già parlato l'altra volta, giusto perché il consigliere Beltemacchi parlava di costi, per esempio la soluzione, il computo metrico del comando dei vigili urbani di via Marmorada è di 485.000 euro, questo è anche giusto dirlo. Io credo che bisognerebbe essere un pochino più precisi quando si argomentano le questioni, e questo mi preme evidenziarlo. Poi francamente anche il tono utilizzato dal consigliere rispetto a questo, a quello che è stato il dialogo con la GEASC, dal suo punto di vista viene interpretato come se ci fosse un distacco o comunque una non condivisione di obiettivi, e invece questo assolutamente non è vero. Cioè deve essere assolutamente chiaro che il confronto avviato tra l'amministrazione e la GESC è su un piano di assoluta condivisione degli obiettivi di entrambi. Cioè noi non abbiamo mai parlato, come dice il consigliere Carlesso, di sfrattare la GEASC. Cioè questo deve essere chiaro. Cioè noi questo non l'abbiamo mai detto. È presente in questo momento il presidente e il direttore generale che possono confermare quello che sto dicendo. Mai si è parlato di sfrattare, di cacciare, di stracciare o di altro. La GESC ha condiviso con noi l'obiettivo di dotare il comando dei vigili urbani della struttura idonea, ed è assolutamente rassicurata la GESC dal fatto che noi condividiamo invece i loro obiettivi di allargamento, di potenziamento, di assunzione di ulteriori impegni e incarichi. Cioè c'è una, su queste cose c'è una condivisione totale. Questo deve essere chiaro, e chi dice il contrario dice una cosa che non è vera. Lo dico in maniera proprio chiara, non è vero. Okay? E se l'argomento trasferimento è stato trattato, come dice il consigliere, nelle varie ed eventuali, chissà come mai è andato a finire nel bilancio preventivo della GEASC. Non mi pare che il documento del bilancio preventivo della GEASC sia un varie ed eventuali. Così come ridurre tutta l'analisi tecnica fatta dall'ufficio tecnico come è stato fatto soltanto questo, francamente è di un riduttivo che fa rima con offensivo, perché è evidente che il procedimento può essere solamente questo. E quindi non lo so, mi sembra, io mi scuso col consigliere Baroffio perché prima dovendo confrontarmi con due consiglieri e poi onestamente anche il consigliere Carlesso, io credo di aver dato sempre la massima disponibilità al confronto, non mi sono mai sottratto neanche alle domande quelle più urgenti, e quindi io non capisco questo clima, questo metodo aggressivo, acido. Allora, il fatto che ci possano essere delle differenti opinioni non deve scandalizzare nessuno. Poi di fronte però a un'amministrazione che è stata eletta, è chiaro che prende le sue decisioni, e nel momento in cui le prende si mette in gioco, e poi saranno
i cittadini a decidere eventualmente. A me fanno molto più paura invece le amministrazioni, come è successo in passato, che ha avviato tutta una serie di procedimenti, almeno tre sul comando dei vigili, e non ne ha completato neanche uno. Questo è il problema. Cioè, secondo me questo è un'amministrazione che non decide è un problema. Un'amministrazione che decide, secondo me, svolge il suo ruolo. Sono due visioni diverse. Noi adesso, la nostra decisione, ormai siamo arrivati in fondo e la chiudiamo. No, io invece posso parlare, Presidente? O c'è qualcun altro prima? Ci sarei io. Ci sarebbe il consigliere Carlesso per la replica. Vuole farla adesso a chiusura, consigliere Carlesso, oppure permette al sindaco? Così fa un unico intervento. No, faccio un breve, apro una parentesi per l'assessore Rosa. Guardi che io non ho parlato di sfratto, io ho semplicemente citato il contratto di affitto, di locazione di GESC. Il locatore, ovvero il comune, sin d'ora rinuncia alla propria facoltà di disdetta alla prima scadenza contrattuale, vuol dire che GESC può restare lì secondo il contratto di affitto per i 12 anni del contratto tranquillamente. Quello che vorrei dire a Rosa è questo. Le ripeto, a me non è sfuggito quella frase nel bilancio di previsione di GESC, ma non si evince da nessuna cifra. E questo secondo me è un problema. Poi stasera dite la soluzione è già pronta, stiamo già facendo, ne stiamo valutando due. Va bene, d'accordo. Prego, sindaco. Bene, cioè, prendo atto che adesso il consigliere Carlesso dice questa cosa e quindi diciamo stiamo tutti lavorando dalla stessa parte, ma vorrei fare due precisazioni. Quando lei dice l'assessore Rosa è un assessore esterno, ma che cosa vuole dire? Cioè l'assessore Rosa è un assessore esterno che ha le competenze per fare l'assessore esterno, è stato un assessore scelto per ricoprire un ruolo, un incarico, quindi io non capisco che cosa lei voglia dire con è un assessore esterno. L'assessore esterno quindi che cosa vuol dire? Non può prendere parola, non può parlare, cioè su questa no, cosa dal regolamento comune, dal regolamento di questo... scusi questa cosa voglio essere chiara, perché la fiducia dell'amministrazione della mia giunta all'assessore è una fiducia piena, quindi lei non può dire è un assessore esterno, quindi l'assessore Rosa perché non può, cioè non può farle dei chiarimenti, cioè io questo non l'ho capito, però poi me lo potrà spiegare. Però adesso la sua ultima dichiarazione, per cui lei dice prendo atto che in questo momento ci sono delle valutazioni in corso, io su questa cosa le dico che sono contenta, sono soddisfatta di questa sua presa di posizione, perché stiamo tutti lavorando dalla stessa parte e mi dispiace sentire che delle prese di posizione che sono magari contro le decisioni di un'amministrazione solo per presa di posizione. Questa cosa non è una cosa giusta per i fagnanesi, per qualsiasi paese, per qualsiasi comunità. Quindi se lavoriamo tutti dalla stessa parte, anche se lo decidiamo noi come amministrazione, è giusto che sia così, perché siamo l'amministrazione che deve decidere. Allora, avevo un'altra cosa ma non me la ricordo. Capogruppo Beltemacchi aveva la mano prima alzata, è rimasta la prima o vuole fare un altro intervento? Ok. Non la sento. Ok, a posto. Consigliere Barofi, ho visto la sua, prego. Sì, visto che il sindaco ha tirato fuori la questione del consigliere esterno, sono stato io il primo questa sera a tirarlo fuori in polemica prima, mentre ho interrotto l'assessore Rosa. C'è semplicemente una precisazione, così almeno ci chiariamo tutti le idee. L'assessore Rosa è un assessore esterno a tutti i fatti. Ciò non vuol dire che egli non può fare l'assessore nel comune di Fagnano, ha tutti i requisiti di eleggibilità e tutti lo sappiamo. Ma l'articolo 23 dello statuto comunale parla degli assessori esterni e lo statuto specifica che l'assessore esterno si deve occupare dei compiti del suo assessorato. Io quello che chiedo in polemica, che ho chiesto prima in polemica l'assessore Rosa, non è quello di non occuparsi, di non intervenire all'interno del consiglio comunale, è quello di non fare il politico.
perché lui in qui è in vista, è in veste di comunque tecnico, e l'assessore esterno non può fare il politico. Tutto qua. Bene, ok. Altri interventi? Non... Sindaco, prego. Infatti l'assessore Rosa è stato innanzitutto investito sulla questione di GEASC innanzitutto come tecnico ai lavori pubblici, perché ha la delega ai lavori pubblici, e come tecnico al bilancio, perché ha la delega al bilancio. Quindi si sta interfacciando sia con gli uffici dei lavori pubblici, sia con le risorse finanziarie, e tra l'altro anche una parte di delega per GEASC, proprio per queste ragioni. Quindi non è una questione politica. Il nostro obiettivo principale, come abbiamo detto, e forse per la prima volta nell'amministrazione abbiamo fatto una delibera in cui abbiamo chiesto un atto di indirizzo agli uffici, quindi non una decisione politica, ma innanzitutto una decisione tecnica, quindi di chiarimenti agli uffici se la proposta di spostamento da una parte all'altra fosse tecnicamente possibile. Quindi questa cosa in passato non è mai stata fatta, quindi è stata proprio una scelta innanzitutto tecnica, voluta sia, a parte, io non voglio entrarci, ma dall'assessore e anche dal segretario comunale, proprio in vista di una decisione innanzitutto tecnica. Quindi gli uffici, se gli uffici ci dicevano no, la polizia locale non può andare in GEASC, non si faceva questo passaggio. E questa cosa è stata fatta per la prima volta dalla nostra amministrazione. Grazie. Chiudo. Bene, consigliere Carletti, replicando al sindaco, quello che ha appena fatto il signor sindaco in questo momento è un'argomentazione politica, ok? Perfetto. Quello che si reclama all'assessore Rosa, che ha fatto prima, è quello di andare a prendere le delibere delle amministrazioni precedenti, queste cose qua, hanno aperto delle cose. Quella è politica. Quindi si chiede semplicemente quello, di non fare la politica in quel senso. Fatela voi, che siete eletti, potete farla, non la farà l'assessore esterno. No, mi spiace, scusi consigliere Baroffio, questa è una questione anche tecnica, non è una questione solo politica, perché le delibere non sono solo questioni politiche, sono questioni anche tecniche, perché nel momento in cui c'è uno studio alla base che addirittura su Via Marmolada non è stata una questione politica, su Via Marmolada c'era uno studio tecnico, c'era un progetto elaborato sul terreno, con un tanto di progetto, forse ancora di più di preliminare, quindi non è solo una questione politica, è una questione anche che investe i tecnici. Quindi proprio per questa cosa abbiamo chiesto i pareri, ci siamo confrontati più di una volta anche con il segretario comunale, proprio per cercare di andare oltre a quello che poteva essere la decisione di un'amministrazione, perché magari un politico, ma non dico il politico precedente, magari nelle precedenti amministrazioni si voleva fare un comando, perché magari c'era l'idea di fare un comando pluricomunale, che poi non è andato a buon fine. Ma quello non era solo una decisione politica, era anche una decisione tecnica, perché lì c'era anche un computo di oneri, cioè tutta una serie di decisioni che andavano al di là della politica. Cioè c'era una decisione politica, ma c'era anche una decisione tecnica. Quindi l'assessore di riferimento non può fare a meno di considerare tutto quello che è stato in passato, perché altrimenti non farebbe l'assessore, anche se tecnico. Cioè magari è una mia visione, però credo che sia proprio così, altrimenti non farebbe bene il suo lavoro se non considerasse quello che è stato fatto nel passato. Proprio perché dobbiamo mettere dei punti fermi per prendere noi delle decisioni. Grazie. A chiusura consigliere Baroffio, oppure a posto così? Sono perfettamente convinto che voi avete perfettamente capito quello che io vi ho detto, e quindi non devo dire nient'altro in più. Sono convinto che ognuno le sue posizioni, restando sul proprio pensiero, però io sono convinto che voi avete capito perfettamente. Colgo l'occasione in questo momento per fare la dichiarazione di voto, visto così almeno facciamo un passo in avanti, su GEASC, la dichiarazione di voto del nostro gruppo per quanto riguarda il bilancio di previsione GEASC e di astensione. Grazie.
Bene, grazie consigliere Baroffio. Consigliere Carlesso vuole fare la dichiarazione di voto o passiamo direttamente alla votazione? Faccio anch'io la dichiarazione di voto. Anche il nostro gruppo si astiene. Consigliere Lomi, vuole fare la dichiarazione di voto? Assolutamente sì, dopo tutto questo dibattito, questo lunghissimo dibattito, anche noi ci asterremo. Bene, allora procediamo alla votazione. Do la parola al segretario perché procede a chiamare ciascun consigliere al fine dell'espressione di voto. Prego, segretario. Grazie Presidente, come per le altre sedute io farò l'appello per avere la certezza dell'espressione del voto del consigliere. In questo caso mi pare che non ci sia l'immediata eseguibilità, ma per le prossime, per l'immediata eseguibilità, si riterrà confermato il voto sulla proposta. Laddove il consigliere volesse discostarsi lo può fare espressamente in tempo congruo. Procedo con l'appello. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrico. Favorevole. Moltrassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Astenuto. Michelon Simona. Astenuta. Baroffi Marco. Astenuto. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Guaglianone Claudia. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Sevenazzi Piera. Favorevole. Non c'è l'immediata seguibilità. Prego, Presidente, con il prossimo punto. La proposta è stata approvata. Visto i voti dei consiglieri, la delibera risulta essere approvata. Passiamo quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del testo unico in materia di società e partecipazione pubblica TUSP. Passo la parola al Sindaco perché illustri l'argomento. Prego Sindaco. Sì, grazie Presidente. Tutti gli anni occorre fare in occasione del bilancio la revisione periodica delle partecipazioni alla luce appunto del testo unico in materia di società di partecipazione pubblica. Quello che andrò ad illustrare è la fotografia del periodo di fine anno 2019. Il comune di Fagnano ha mantenuto senza interventi di razionalizzazione la partecipazione diretta in Alfa e in Accam e a fine 2019 in Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona e della tutela dei torrenti Arno, Rin e Tenore. Dopo farò una specifica su questo. La cessione della quota di partecipazione in Agesp e per quanto riguarda sia la liquidazione che la fusione per incorporazione non abbiamo nessuna società. Le quote per cui ciascuna società interessata sono Accam il 2,56%, Agesp per cui andiamo in cessione lo 0,00871, Alfa mantenimento pari all'1,087, il mantenimento della società del bacino Fiume Olona 3,67 e tutela torrente Arno 0,031. Come invece partecipazione indiretta abbiamo sempre la società del Fiume Olona l'8,66% e la tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore sempre l'8,66% e Prealpi Servizi il 12,47%. In questo però bisogna fare una considerazione perché a fine anno abbiamo
abbiamo dato l'assenso alla incorporazione sia della società Arno Rile Tenore sia della società Olona in Alfa, questo per un'esigenza di legge. Per questo motivo, a partire dall'inizio dell'anno, anche se l'operazione è stata fatta a fine anno, all'inizio del 2020, entrambe le società entrano a far parte di Alfa, come abbiamo anche stabilito nel precedente consiglio comunale. Diciamo che questa è lo stato di fatto alla fine del 2019 e che dobbiamo andare appunto a deliberare. Interventi? Nessun intervento? Bene, allora se non abbiamo interventi possiamo procedere alla votazione. Do la parola al segretario per chiamare ciascun consigliere al fine dell'espressione del voto. Prego, segretario. Grazie, presidente. Procedo con l'appello per l'approvazione del punto. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Oltrassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Astenuto. Michelon Simona. Astenuta. Baruffio Marco. Astenuto. Carlesto Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Guaglianone Claudia. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Per l'immediata eseguibilità, se non ci sono contrarie dichiarazioni dei consiglieri, si ritiene confermato il voto sulla proposta. Qualche consigliere vuole rettificare il voto precedentemente espresso? Ok, presidente, confermato anche per le metodi di eseguibilità. Perfetto. Allora, visto i voti dei consiglieri, la deliberazione è anche immediatamente esecutiva. Bene, passiamo quindi all'esame del quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020. Do la parola all'assessore Rosa perché illustri l'argomento. Prego, assessore. Sì, grazie presidente. La delibera è stata illustrata in commissione. Io adesso do, diciamo, qualche indicazione ulteriore rispetto a quanto già illustrato e poi chiaramente sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Con deliberazione numero 62, 28 luglio 2020, ci siamo avvalsi della deroga prevista articolo 107,5 decreto legislativo numero 18/2020, nel quale sono state approvate per l'anno 2020 le tariffe tassa rifiuti già adottate per l'anno 2019 con deliberazione di consiglio comunale. Si è poi dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarebbe stato successivamente determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020. Ci sarebbe poi proceduto all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi per l'anno 2019 nei successivi tre anni. Tenuto conto quindi di tutte queste situazioni, in sostanza noi siamo andati anche in questo caso a confermare le tariffe sulla base anche dei dati che ci ha fornito AGESP per quanto concerne l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e dal comune per conto di GES con riferimento all'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza.
Quindi in sostanza noi andremo poi successivamente a procedere con il conguaglio nei 3 anni delle differenze tra i costi dei piani finanziari già approvati. Grazie. Interventi? Ok, bene, se non vedo nessuna mano alzata, quindi darei la parola al segretario perché proceda a chiamare ciascun consigliere per l'espressione di voto. La ringrazio, Presidente. Procedo con l'appello. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrico. Favorevole. Molclassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Croci Raffaello. Favorevole. Moretti Dario. Astenuto. Michelon Simona. Astenuta. Baroffio Marco. Astenuto. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Guaglialone Claudio. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Stevenazzi Piero. Favorevole. Per l'immediata eseguibilità, se volete dichiarare un voto diverso, possiamo attendere un congruo termine. Abbiamo consiglieri che vogliono modificare la votazione precedente? Non mi pare. Allora, se non abbiamo voti differenti, la delibera è stata approvata ed è anche immediatamente esecutiva. Allora, prima di passare al quinto punto all'ordine del giorno, volevo mettere in libertà il presidente di GEASC Luciano Almasio e il direttore di GEASC Paolo Stellini, e li ringrazio per il supporto che hanno dato questa sera. Quindi, grazie a tutto il consiglio, buona serata. Grazie, ciao. Buona serata a tutti. Buonasera. Allora, passiamo a trattare quindi il quinto punto all'ordine del giorno. Addizionale comunale IRPEF, approvazione aliquota anno 2021. Do sempre la parola all'assessore Rosa perché illustri. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Anche per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, abbiamo confermato l'aliquota dello 0,8 e la soglia di esenzione per i redditi non superiori ai 15.000 euro. Consigliere Carlesso, metto la mano su, prego. No. Okay, non... Era già una mano alzata magari in precedente. Sì. Altri interventi? Ok, nessun intervento. Bene, allora do la parola al segretario perché proceda con l'appello a prendere nota del voto espresso. Prego, segretario. Grazie, Presidente. Procedo con l'appello. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Dallini Enrico. Favorevole. Trassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Astenuto. Michelon Simona. Astenuta. Baroffio Marco. Astenuto. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Guaglialone Claudia. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Stevenazzi Piero. Favorevole. Per l'immediata esecutività, se volete dichiarare un voto contrario, manifestatelo adesso. Qualche consigliere vuole modificare il voto precedentemente espresso? Ok, allora se nessuno esprime voto differente, visti i voti dei consiglieri, la delibera è stata approvata ed è immediatamente esecutiva.
Passiamo quindi a trattare il sesto punto all'ordine del giorno, imposta municipale propria IMU, approvazione aliquote anno 2021. Do la parola sempre all'assessore Rosa perché illustri l'argomento. Prego, assessore. Mi sentite? Ho il computer che ogni tanto mi fa gli scherzi e quindi... Allora, per quanto riguarda l'IMU, anche in questo caso sono state confermate tutte le aliquote in vigore 2020, quindi sostanzialmente la delibera è identica. Cioè, se ci sono domande, comunque sono a disposizione. Interventi? Prego, consigliere Baroffio. La mia domanda, grazie Presidente, non è tanto una domanda inerente all'IMU, quanto più quasi una domanda da palla di cristallo. Ma vista la situazione generale che la cittadinanza di Fagnano e tutta l'Italia sta vivendo in questo momento, secondo voi il gettito dell'IMU potrebbe avere variazioni? Prego, Assessore Rosa. Presidente, posso intervenire? Prego. Okay. No, beh, c'è un computer che ogni tanto... Dunque, poi come vedremo diciamo, nell'illustrazione del bilancio, con tutta una serie di ragionamenti sia relativamente alle entrate e alle uscite, noi abbiamo, per quanto riguarda il gettito quello che è l'IMU applicato al preventivo 2021, tenuto conto di tutta una serie di considerazioni che poi andremo a fare, cioè complessivamente il nostro gettito che tiene conto anche di azioni di recupero e tutta una serie di questioni, poi dopo se volete le anticipiamo adesso oppure se vogliamo le possiamo trattare direttamente sul capitolo del bilancio. Noi l'abbiamo mantenuto, in questo momento è invariato dal punto di vista del gettito complessivo, che tiene conto però sia di riduzioni per quanto riguarda il gettito ordinario, sia dell'azione di recupero di quello che è il pregresso. Quindi sostanzialmente dal punto di vista del gettito ordinario, il criterio che poi è stato utilizzato e che illustrerò in sede di presentazione del bilancio è un criterio di prudenza generale su tutte le entrate. Abbiamo utilizzato un criterio di prudenza. Ok, grazie. Altri interventi? Ok, bene. Se non ci sono interventi, do la parola al segretario che procederà a chiamare ciascun consigliere al fine dell'espressione del voto. Prego, segretario. Grazie. Grazie, Presidente. Procedo con l'appello. Catelli Maria. Favorevole. Rossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrica. Favorevole. Oltresi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Ultemacchi Fabio. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Loretti Dario. Astenuto. Micheron Simona. Astenuta. Barocchio Marco. Astenuto. Carlesso Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Guaglianone Claudia. Favorevole. Pasolino Federico. Favorevole. Stevenazzi Piero. Favorevole. Per immediata seguibilità, se volete, potete manifestare un voto diverso. Se i consiglieri vogliono modificare il voto precedentemente espresso, lo facciano presente. Ok, non vedo mani alzate. Di conseguenza, visto i voti dei consiglieri comunali, la delibera è approvata ed è immediatamente esecutiva.
Passiamo quindi a trattare il settimo punto all'ordine del giorno, approvazione del programma degli incarichi e delle collaborazioni per l'anno 2021. Passo la parola al sindaco perché illustri l'argomento. Prego, sindaco. Sì, grazie Presidente. Procediamo come ogni anno in occasione della seduta di approvazione del bilancio, anche con l'approvazione del programma degli incarichi e delle varie collaborazioni. Si procede alla stipula di questi contratti di collaborazioni solo per situazioni particolarmente complesse per quali è opportuno e anche indispensabile procedere a competenze esterne. Per il 2021, così per l'anno, così come per l'anno 2020, il tetto della spesa per studi di incarichi di consulenza professionale, compresi quelli conferiti anche ai dipendenti pubblici, non può superare l'ammontare di 82.680.000 euro. Questo perché viene imposto dalla legislazione e questo è pari al 4,2% rispetto alle spese del personale riferite, come appunto vuole la normativa, all'anno 2012. Per quanto riguarda la spesa che abbiamo messo a bilancio per il 2021, che diciamo va a rispettare, a coprire lo storico degli ultimi anni, la cifra è pari a circa 53.000 euro. L'anno scorso è stata di 57.000 euro, quindi è inferiore, però questo naturalmente andrà valutato poi nel corso dell'anno a seconda delle esigenze anche dell'amministrazione comunale, ed è per ora così ripartita: circa 40.000 euro anche per il supporto all'ufficio ragioneria e per vari supporti, soprattutto per quanto riguarda le entrate tributarie, e 13.000 euro per eventuali incariche di spese legali. Altre spese che sono state già effettuate nel 2020 ma preventivate anche nel 2021, ve ne dico alcune a titolo esemplificativo: l'incarico al consulente mobbing circa di 500 euro all'anno sia nel 2020 che nel 2021, naturalmente se le risorse non vengono utilizzate poi vengono svincolate. Nell'anno 2020 è stato dato l'incarico al responsabile anche della protezione dei dati fino al 2020, fino al 16 aprile 2020 c'era stato un incarico, adesso è stato affidato come incarico triennale fino al 2023. Ci sono anche delle altre spese che riguardano appunto la protezione dei dati personali. Ci possono essere poi spese come sono state sostenute anche quest'anno per incarichi legali, per esempio per quanto riguarda l'incarico legale per la causa per la palestra di via Venegoni, per la palestra che stiamo costruendo, e quindi appunto andiamo ad approvare la delibera per gli incarichi sulla base di una normativa ben precisa. Grazie. Interventi? Bene, ok. Allora, se non ci sono interventi, do la parola al segretario, che può procedere quindi all'appello, consigliere per consigliere. Prego, segretario. Grazie, Presidente. Procedo con l'appello. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Dallini Enrica. Favorevole. Mostrassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Bertemacchi Fabio. Favorevole. Croci Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Astenuto. Michelon Simona. Astenuta. Baruffio Marco. Astenuto. Carlesto Paolo. Astenuto. Lomi Walter. Astenuto. Guaglianone Claudia. Favorevole. Fasolino Federico. Favorevole. Svenazzi Piera. Favorevole. Per l'immediata esecutività, se volete manifestare un voto diverso potete farlo adesso. Prego, consiglieri, chi vuole rettificare il voto precedentemente espresso lo faccia adesso,
Non vedo mani alzate, pertanto, visti i voti dei consiglieri comunali, la delibera è stata approvata ed è anche immediatamente esecutiva. Passiamo quindi a trattare l'ottavo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023. Passo la parola all'assessore Rosa perché illustri l'argomento. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Adesso faccio una breve illustrazione dei contenuti più salienti e poi sono a disposizione per quanto riguarda gli interventi e le domande dei consiglieri. Faccio una premessa, poi che vale anche per quanto riguarda il bilancio 2020. I prospetti sia del DUP che del bilancio non tengono conto dell'ultima variazione di consiglio approvato in data 26 novembre, perché l'approvazione da parte della Giunta, proprio per riuscire ad arrivare ad approvare il bilancio entro la fine dell'anno, la via libera della Giunta è intervenuto prima dell'ultima variazione di bilancio e di conseguenza c'è questa leggerissima discrepanza che chiaramente poi verrà corretta in fase successiva. Allora, tra gli indirizzi e gli obiettivi strategici sono stati inseriti l'adeguamento del parco Beslan a parco inclusivo e la riqualificazione della ex colonia elioterapica da destinare a polo culturale. Ogni missione e programma sono riportate finalità e obiettivi. Per quanto riguarda i documenti che integrano il DUP, dopo le considerazioni di carattere finanziario le vado a delineare, introdurre nella presentazione del bilancio, però vado comunque già a definire per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, il programma triennale delle opere pubbliche 21-23 e il programma dei biennale beni acquisti 2021 e 2022. Allora, per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno di personale, allora, con delibera 24 novembre 2020 è stata adeguata la programmazione del fabbisogno. In particolare è stata prevista l'assunzione di due operai professionali, come era stato già ampiamente illustrato in consigli comunali precedenti, un istruttore specialista tecnico categoria D per il SUAP e il mantenimento per un eventuale rientro di personale nel frattempo trasferitosi presso un altro ente di un istruttore direttivo di categoria D per il settore affari generali. La Giunta inoltre ha condiviso il fabbisogno di personale che era stato evidenziato dagli uffici, che adesso lo riporto, però riservandosi di aggiornare il piano triennale di fabbisogno nel corso del 2021, e questo poi saranno oggetto anche di riflessioni nel corso della discussione, in relazione anche all'andamento, come evidenziava anche il consigliere Barofio prima, delle entrate comunali, che noi in questa fase abbiamo mantenuto volutamente in termini prudenziali. L'istruttore di categoria D per il settore socioculturale, l'istruttore categoria D settore gestione risorse, l'istruttore esperto attività tecniche categoria C in condivisione tra il settore urbanistica e lavori pubblici. Programma triennale delle opere pubbliche, sono previsti all'interno del primo anno rifacimenti di manti stradali e nel secondo anno l'intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex colonia elioterapica per 949.000 euro. Per quanto riguarda invece il programma biennale acquisto beni e servizi, sono inseriti gli acquisti programmati per importi superiori a 40.000 euro. Nel prospetto c'è indicato tutto l'elenco dei singoli interventi e
diciamo per le annualità 2021-2022 per importi rispettivamente di circa 436.000 euro e di circa 335.000 euro. Ecco, per quanto riguarda la ricostruzione del DUP, per il momento mi fermo, poi se ci sono domande sono a disposizione. Prego, consigliere Baroffio. Grazie Presidente, grazie Assessore per aver iniziato a illustrare il documento unico di programmazione. Non vorrei tanto parlare più della parte introduttiva, che poi bene o male tutti gli anni è un po' sempre la stessa, cambiano alcuni dati, alcune cifre, ma perlomeno è sempre quella. Mi soffermerei sulla sezione operativa del DUP e, se mi permettete, mi piacerebbe attuare una specie di modalità ecumenica, facendo delle domande un po' più specifiche ai vari assessori, un po' anche per coinvolgere, anche per non essere proprio un dialogo tra me e semplicemente l'assessore Rosa, se me lo permettete. Io poi ovviamente anche l'assessore Rosa devo fare delle domande e devo proprio partire da lui più che altro per entrare un po' nello specifico del DUP, per non far sì che siano solo delle cifre, ma visto che siamo in consiglio comunale, siamo anche in visione, giusto un po' per far conoscere meglio non solo io come consigliere, ma anche tutta la cittadinanza. Quindi, prego, Assessore, se mi permette, io appunto c'è nella parte della operativa del DUP, nella gestione dei beni demaniali e patrimoniali, gli obiettivi. Negli obiettivi per le attività indicate dovranno essere mantenuti e garantiti i livelli qualitativi del servizio fino ad ora raggiunti per quanto riguarda le spese di investimento previste nel 2021 e qui mi soffermerei su quelle del 2021, non andrei oltre a prendere il 2022 o il 2023, questi 35.000 per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili. Che cosa sono, cosa riguardano, perché le altre due cifre, gli 80.000 euro finalizzati al trasferimento della polizia locale, è ben specificato, i 19.000 invece finalizzati all'ampliamento dello spazio biblioteca, anche questi sono ben specificati, ma comunque ne abbiamo già discusso prima. Era un po' questo 35.000 euro che mi chiedevo cosa fossero. Prego, Assessore. Presidente, lei cosa fa? Raccogliamo tutte le domande, per me è indifferente. Se ha delle domande, allora, consigliere Baroffio, vuole fare tutte le domande alla sua? No, intanto posso rispondere a quella dei 35.000 euro, mi sembrava quella la domanda per il momento, e quella relativa alle manutenzioni ordinarie che possono capitare in corso d'anno, quindi noi sostanzialmente abbiamo previsto per il momento 35.000 euro per quello che può capitare nel corso dell'annualità. Okay. Poi dopo, come metodo, per me, come il Presidente ritiene, non ci sono problemi. E perché anche gli assessori sono a disposizione per le domande. Se fosse possibile, farei una specie di sfogliare il DUP, cioè sfogliare, io mi sono segnato una serie di cose che devo chiedere, perché va a finire che poi se faccio un elenco di domande... magari ci si perde qualcosa e non ci si trova più nel discorso, semplicemente quello virgolette, se siamo bravi nella gestione anche con gli altri assessori, se sono domande rivolte ad altri assessori nella gestione, nella rapidità, anche per non togliere spazio anche agli altri ovviamente consiglieri, per me non c'è alcun problema nel farle rispondere anche singolarmente. Va bene, consigliere Baroffio? Va bene, ok, quindi prego con le altre domande. Allora, io andrei nella parte 4 del programma 4.1 dell'istruzione prescolastica. Verranno mantenuti i rapporti con le scuole dell'infanzia paritarie presenti sul territorio con l'erogazione di adeguati contributi economici annuali a fronte di convenzione sottoscritta. Qui negli obiettivi c'era una questione sulle cifre che, vedendo lo storico, il trend storico, quindi del 2018 era 331.000.
nel 2019 374.000, nel 2020 370.000, le previsioni le vedo 320.000. Mi chiedevo come mai questa diminuzione nel trend. Allora, in parte... Prego, okay. In parte è dovuto comunque alla situazione contingente dovuta al Covid, perché ovviamente certe attività, certe mansioni che erano previste non sono state poi effettivamente fatte ed eseguite. Quindi diciamo che, se, essendo un previsionale, in questo momento si può dire che non è una cifra che va al rialzo, ma più al ribasso, perché non sono state comunque effettuate tante attività in questo okay. senso. E invece nella parte sotto, dove si parla negli obiettivi del mantenimento del potenziamento del patto educativo territoriale, mi chiedevo cosa avresti in mente per potenziamento? Allora, parliamo dei capitoli 171, 030, 006, 005. Seguendo il DUP, nel programma 4.2, altri ordini di istruzione non universitaria, non le finalità, ma negli obiettivi, la prima frase è proprio mantenimento del potenziamento del patto educativo territoriale, organizzando proposte che possano coinvolgere anche il mondo delle società sportive. Mi chiedevo cosa fosse questo potenziamento. Allora, sono sempre degli accordi che dobbiamo comunque poi prendere in fase di valutazione con queste società. Comunque era questo, il patto educativo prevedeva che con le società sportive si facessero delle sorte di attività che ritornavano utili alle attività sociali ed educative, quindi in ambito scolastico. Non sono state definite di fatto, cioè non c'è una definizione di un programma in questo momento preciso e di che attività andranno a fare, però si presume che anche con lo sviluppo poi della parte legata ai lavori pubblici del campo sportivo, ci possano essere delle attività aggiuntive che si vanno a fare. Si fa una previsione in questo senso di poter innescare dei meccanismi di attività proprio legate al mondo dello sport, che però adesso non possiamo quantificare. Quindi è una previsione, perché si erano lasciate indietro delle opportunità di fare queste attività, e quindi si vorrebbero comunque con l'intenzione di potenziare assolutamente delle attività sportive ed educative. Ok, grazie Assessore. E invece una nota di merito per quanto riguarda il programma 6, Sport e Tempo Libero. Per quanto riguarda le spese di investimento, sono previste nel 2021 98.000 euro per l'adeguamento del parco Beslana a parco inclusivo. Secondo me questa è una cosa buona, e quindi ben venga questa operazione. Questo anche per farvi capire che non è che sono proprio il bastian contrario su tutto. Cioè, se c'è qualcosa di buono da dire, lo dico, ci mancherebbe. Invece, Assessore Guaglianone, nel mantenimento della progettualità, no, pardon, nel potenziamento del servizio Informa Giovani, anche qui, innanzitutto grazie per la parola. La provincia di Varese ha proposto qualcosa di nuovo, o il comune ha intenzione di... No, allora innanzitutto volevo ringraziarla per il complimento verso appunto il 98.000 euro per l'adeguamento al parco. E poi per quanto riguarda gli obiettivi sul potenziamento di Informa Giovani, niente, in pratica no, la provincia di Varese eravamo rimasti indietro, perché l'anno scorso avevamo partecipato ad una riunione nel quale ci chiedevano di implementare l'Informa Giovani. L'Informa Giovani, noi come giunta e io come assessore, nonostante oltretutto io essendo giovane, volevo che fosse ancora più potenziato, perché questo era un punto un po' a nostro sfavore, diciamo. E infatti, come è anche indicato negli indirizzi e negli obiettivi strategici, quindi nel DUP, viene proprio potenziato, perché noi come comune vogliamo che sia potenziata non solo la parte informativa che viene potenziata in biblioteca tramite degli avvisi, eccetera, ma anche come proprio
la comunicazione online, perché i giovani hanno proprio bisogno di questo, di uno stimolo online, solitamente si basano sui social, quindi utilizzano molto il social, e noi questo metodo di comunicazione, diciamo che come Informa Giovani non lo abbiamo mai aperto. Oltre a questo, la provincia di Varese ci aveva proposto dei progetti che poi sono stati bloccati, che sarebbero stati portati avanti con l'andare del tempo, ma che sono stati bloccati a causa di forza maggiore come il Covid, ma che porteremo assolutamente avanti, anche perché grazie ad un intervento che sarà fatto poi dai ragazzi che vengono in biblioteca come dote comune come tirocinio, riusciremo anche tramite loro, sfruttandoli nel senso buono, nel senso che loro sicuramente avranno anche delle doti in più per quanto riguarda la comunicazione online, e saranno in grado di usare cioè il computer piuttosto che altre vie di comunicazione, avere anche delle idee aggiuntive, e quindi puntiamo su questo, su una comunicazione maggiore per quanto riguarda i social e per il coinvolgimento dei ragazzi, e anche poi dei nuovi progetti proprio di presenza. Ok, grazie. Cambiamo assessorato, tutela e valorizzazione e recupero ambientale. Penso che sia l'assessore Bossi, mi sembra, l'assessore all'ambiente, o sbaglio? Sì, giusto. Giusto, oh, meno male, ci ho azzeccato. Allora, nelle finalità sì, ci sono scritte un po' di cose. L'ultima voce, gestione del parco sovracomunale del Mediolona sulla base di decisione del comitato di coordinamento. Poi gli obiettivi in realtà, cioè, non c'è un ampliamento del discorso, perché si parla di per attività indicate dovranno essere mantenuti garantiti i livelli qualitativi dei servizi e fino ad ora raggiunti. C'è poco, diciamo, negli obiettivi. Ma appunto io volevo soffermare sulla questione del parco Mediolona, perché volevo un po' capire a che punto siamo arrivati. Nel senso, non è più un argomento, una volta era forse uno degli argomenti principi del Consiglio Comunale, adesso si è un po' perso, non se ne è più parlato molto. Volevo chiedere appunto anche come va, cioè ci sono delle idee future? Il discorso inerente al parco è stato ben affrontato nella conferenza dei sindaci, più che altro. E perché c'è proprio la commissione destinata appunto al PLIS, sì, sì. Ma a parte quello, la vita del parco è comunque molto attiva. C'è il prossimo intervento che viene fatto, quello sul recupero delle aree umide giù in valle nella nostra zona vicino al Piattello, e quello è un altro bel intervento che va a rivalorizzare anche quella zona e renderà stabile i famosi, diciamo così, laghetti di Fagnano, come li abbiamo chiamati per un paio di estati. Poi si sono assorbite perché la falda acquifera è ritornata nel suo alveo iniziale, e con questo intervento, che dovrebbe partire a breve, verranno invece stabilizzate proprio come intervento, proprio oltre alla cartellonistica e ai sentieri, a cui servirebbe anche una manutenzione, perché soprattutto in alcuni punti le paratie che sono state messe, piuttosto delle staccionate, andrebbero sicuramente risistemate e avere più attenzione anche da quel lato, però appunto lì dipende più dalla provincia che ha realizzato la pista ciclabile che non poi dai vari piccoli comuni. Noi segnaliamo ogni volta che viene o diverto qualche oggetto piuttosto che viene poi subito riposizionato, perché interveniamo prontamente ogni volta che il cittadino ce lo fa presente. L'ultimo è stata la costiola nuova che porta appunto di fianco al castello scendendo in valle, dove hanno fatto l'ennesimo atto su cestini, panche e quant'altro. Quindi è un continuo rincorrere questi atti che sono stupidi da un lato, ma fanno perdere tempo e risorse in tutti i sensi. Beh, però vedi, assessore, forse intervenire, è vero che è una scocciatura riparare, risistemare, però intervenire e riparare in breve tempo, forse col tempo, sarebbe un po' come la lezione delle finestre rotte di New York: col tempo forse
riusciremo anche a risolvere questa faccenda del continuo vandalizzare il bene pubblico che c'è sul nostro territorio. Invece, per quanto riguarda il sito internet del Parco Mediolona, il sito internet è al momento fermo, possiamo dire, perché a breve verrà inserito, essendo stato accorpato poi al Parco Pineta, sarà l'unico ente gestore unico che seguirà tutte queste strutture e piattaforme preesistenti, convergeranno praticamente tutte nel nuovo sito, sia per rendere più armonioso sia per rendere più aggiornato. Sì, anche perché più che fermo è immobile al 2010 probabilmente, perché se lei apre il sito internet del Parco Mediolona, la prima cosa che trova sulla home page è la brochure che riguarda i pipistrelli. Mi pare che fosse l'assessore Navarra all'ambiente nel 2010, quindi siamo ancora un po' indietro su quello. No, sono proprio dei tecnicismi, perché si sono già svolte anche riunioni su quello. I dati del comune di Fagnano risalgono al 2009, quindi sono passati 11 anni, giusto per segnalare che bisogna dare un occhio. Invece, grazie assessore, per quanto riguarda la viabilità e infrastrutture stradali, mi chiedevo, negli obiettivi è ben specificato in ogni parte, in ogni parte del, diciamo, di quando vengono fatti gli interventi, c'è il 20.000 euro per l'acquisto dell'autocarro, ma non è specificato quando viene acquistato. Cioè negli altri c'è 2021, 2022, 2023. Mi chiedevo se è il 2020 o più avanti. No, su questo posso rispondere io. È nel 2000... lei intende il 20.000 acquista autocarro? Esatto. Legato alla, anche all'assunzione degli operai, giusto? No, praticamente per il primo autocarro, cioè 20.000 euro per l'autocarro. Sì, è legato ai mezzi che saranno a disposizione dei due operai per cui stiamo facendo la selezione, e per cui abbiamo avuto una risposta proprio in questi giorni dal centro per l'impiego, per cui la selezione inizierà il 17 gennaio. Quindi comunque abbiamo messo a preventivo l'acquisto dell'autocarro per metterlo a disposizione del personale. Ok, grazie. Un passo indietro invece, scusate, mi sono scordato una cosa che mi ero segnata importante da chiedere sempre all'assessore Bossi, appunto per quanto riguarda il Parco Mediolona, comunque la valle. Quali sono le intenzioni per intervenire sulle bonifiche dell'Eternit presente in valle? Cioè, come si vuole muovere questa amministrazione? Prego, assessore Bossi. Beh, questa rimozione è ovviamente un discorso che va condiviso con le altre amministrazioni, non può essere certo fatto da un comune, anche perché sono aree private. Ma per esempio su quelle del territorio del comune di Fagnano, cioè come intendiamo muoverci? La precedente amministrazione sull'area Tintò, che era stata, che poi adesso è stata bonificata e che comunque diventa adesso, può essere una cosa, diciamo, fruibile, diciamo, da parte dell'amministrazione stessa, si è mossa in un certo modo. Noi come intendiamo muoverci? Lasciamo perdere la Mideria Gadda, che ha tolto l'ex Mideria Gadda, che ha tolto l'Eternit, quella posta su Viale Carso, ma ci sono tante altre condizioni che comunque sono pericolose e creano dei grossi problemi all'interno del nostro comune, e come intendiamo proseguire? Mm.
deve essere fatta appunto la segnalazione alla proprietà come prima battuta, ma il percorso, se si vuole intervenire, va condiviso appunto con le altre amministrazioni o con altri enti, come è stato appunto nel caso della Pintro. Ma noi non possiamo muoverci in nessun modo? Cioè noi dobbiamo aspettare semplicemente le segnalazioni? Non ho capito, scusami. Ho detto, noi come amministrazione comunale, dove sul nostro territorio ci sono, chiamiamole in modo probabilmente con il loro nome, delle bombe ecologiche che sono dovute a Eternit, in capannoni abbandonati, magari alcuni in mano a tribunali fallimentari, cioè noi non abbiamo nessuna possibilità di muoverci, dobbiamo semplicemente aspettare le segnalazioni e una volta ricevute le segnalazioni intervenire con i comuni limitrofi. No, il discorso è più ampio, non è che può intervenire il comune direttamente. Come nel caso della Tintò, per esempio, le risorse sono arrivate dalla Regione Lombardia. Certo, ma c'è stato un interessamento da parte del comune di Fagnano per arrivare a sistemare Tintò, altrimenti non ci sarebbe stato Regione Lombardia, non penso che fosse venuta a intervenire sul comune di Fagnano se il comune di Fagnano non si fosse mosso. Cioè, quello che sto dicendo io è, se noi abbiamo dei problemi, non è il caso che il suo assessorato si muova in quella direzione, che vada a segnalare a Regione Lombardia, oppure non so, a trovare un piano anche in comunione con gli altri comuni, appunto per andare a toccare quelle aree che sono più importanti, cioè da poter sistemare. Quello dicevo, se il metodo è quello di aspettare la segnalazione da parte del cittadino, credo che ci sia poco da fare, tutto qua. Prego, sindaco, forse vuole rispondere lei. Sì, scusi assessore, se intervengo, volevo fare una precisazione al consigliere Baroffio. In questo momento abbiamo anche un piano che stiamo valutando legato alla rigenerazione urbana, che riguarda sia le aree dei centri urbani ma anche tutte le aree periferiche e anche eventualmente le aree di riqualificazione industriale, quindi sicuramente una ricognizione anche su tutto quello che riguarda l'Eternit oppure situazioni di pericolo verranno comunque anche inserite in questo piano. Per adesso abbiamo fatto il primo passo che ci ha chiesto anche Regione, tra l'altro sono state fatte anche delle deroghe temporali, però noi abbiamo già ottemperato al primo passaggio, vale a dire il coinvolgimento anche dei cittadini in eventuali segnalazioni di bonifiche piuttosto che di rigenerazione, però sicuramente il nostro impegno sarà quello di andare a interessare tutto il territorio comunale, anche perché sulla base di alcune indicazioni della giunta regionale ci sarà poi anche un bando specifico di riqualificazione. Questo non significherà solo andare a intervenire su aree che sono degradate, come dice lei, oppure interessate da bonifico oppure da presenza di materiali come può essere l'Eternit, quindi pericoloso, però sicuramente terremo conto dei siti potenzialmente pericolosi oppure che potranno essere segnalati anche dai vicini o dalla popolazione proprio riguardo ad aree specifiche. Ecco, grazie. Sono un'aggiunta, una domanda, ma sì. Ci sono delle direttive? Ci sono delle direttive su questa cosa, delle bonifiche? No, sono direttive specifiche sull'Eternit, no, però diciamo riguardo anche alle bonifiche, soprattutto Regione Lombardia, ogni anno, ogni due anni promuove proprio, come è stato fatto per l'ex Tintò, promuove anche proprio delle azioni a sostegno dei comuni, anche andando a interessare aree di privati, quindi il comune può intervenire su aree di privati, esattamente come è stato fatto l'ex Tintò, altrimenti sarebbe troppo impegnativo per un'amministrazione comunale. Per quanto riguarda la legge sulla rigenerazione urbana, invece è un discorso proprio complessivo, quindi si va dalla rigenerazione vera e propria di aree diciamo da
a sistemare con benefici ai privati anche agevolazioni fiscali piuttosto che riduzioni sugli oneri a interventi proprio di bonifica, quindi sono interventi molto più complessi. Sì, anche se il discorso appunto che facevo io prima è più forse sulla riqualificazione ambientale, da quello che ho capito. Sì, perché penso che la rigenerazione urbana è un'azione urbanistica di volumi, penso, più che una questione che vada a riguardare il discorso del diciamo dell'Etanit o della risistemazione del, cioè, sì, ma me... non solo, perché ci sono delle agevolazioni anche molto forti sui privati che intendono andare a sanare o a diciamo bonificare delle aree che non sono. E fare per caso una mappatura? Sì, no, ma questo è, allora, la legge sulla rigenerazione urbana promossa da Regione va proprio in questo senso, cioè è una compartecipazione tra i privati che fanno le segnalazioni e il comune che fa le proprie rilevazioni, e quindi questo è interessante perché andiamo a confrontare due, diciamo, come se fossero due banche dati, le nostre con le nostre segnalazioni da amministrazione comunale, però anche gli interventi che fanno i privati, per cui i privati possono poi intervenire con una serie anche di agevolazioni. Poi naturalmente ogni tot ci sono le agevolazioni che fanno proprio sui privati che vanno a smaltire l'Eternit, questo però è più su interventi più piccoli, non di intere aree. A Fagnano, come lei dice, probabilmente in valle ce ne sono tanti da bonificare. Ma infatti la domanda, perché poi vede, nascono un po' così, ma la domanda, lo sportello Eternit lo abbiamo ancora o non c'è più? Io so che se qualcuno fa delle domande vengono prese dalla tutela ambientale, però non so se su questo credo che possa rispondere l'assessore. Io so che finché la regione dava il contributo c'era, non so se attualmente noi riceviamo le domande, eventualmente diamo delle risposte. Può essere l'assessore più preciso, forse. Prego, assessore Bossi. Sì, esatto, confermo quanto diceva il sindaco, è da tempo che non c'è più lo sportello amianto come lo si conosceva una volta, però ovviamente l'ufficio risponde ogni qualvolta viene posto in quesito. Ah, quindi è come se fosse stato incorporato, diciamo, all'interno dell'ufficio. Il sportello amianto che era presente un paio di giorni a settimana era già finito prima ancora che finisse l'amministrazione precedente. Va proprio legato al contributo. Non lo so, era in comune, ma che fosse finito non credo. Sì, giusto. Però so che era in comune, ma che fosse finito durante già l'amministrazione precedente, no. Cioè, non so, casomai più che altro sarebbe meglio forse specificarlo, che se questo fa parte dell'ufficio ambiente è giusto che si sa. Cioè, sì, se entra nell'ufficio ambiente, sì, certo. Questo invece, appunto, visto che si è andato a toccare il discorso dell'urbanistica e vedevo prima che c'era una parte del DUP dove si andava appunto a mettere, che bisogna poi riaggiornare il PGT che va in scadenza, ecco, io qui più è una mia manifestazione di intenti che si mantenga quello del non consumo del territorio ulteriore, ma si vada a riqualificare magari aree all'interno del comune stesso che sono in stato di abbandono. Sì, e anche, diciamo, non solo una nostra intenzione che è auspicabile da parte di tutti, ma è anche un obbligo di legge. Ecco, sì, però non lo so. È giusto rimarcarlo. Però sappiamo benissimo che ci sono le deroghe e tutto quello che si vuole fare quando si vuole fare. Ecco, quindi gli intenti sono una cosa, poi i fatti possono essere anche altri. E invece, per quanto riguarda, penso qui sia l'assessore Moltrasi, assessore dei servizi sociali, che leggo nel programma interventi per gli anziani, negli obiettivi ho letto una cosa e mi chiedevo cosa fosse. La realizzazione nell'arco di un triennio di un servizio di aggregazione per anziani. Cos'è nello specifico? L'assessore Moltrasi. Ma allora, nello specifico
non è ancora delineato, proprio perché al comune di Fagnanolona, come purtroppo sappiamo, soffre di una carenza di spazi. C'è una situazione che è stata rilevata, il fatto che manca a Fagnanolona un'attenzione per la categoria degli anziani, in particolar modo per quello che riguarda l'aggregazione diurna o comunque ricreativa. Questa cosa viene aggravata appunto da una mancanza di spazi in dotazione al comune, ma soprattutto da un cambiamento anche di mentalità degli ultimi anni, perché alcuni spazi che venivano precedentemente forniti da altri enti presenti sul territorio, messi a disposizione di attività ricreative, negli ultimi anni non sono più stati, in qualche caso negli ultimi mesi, non sono più stati messi a disposizione, e quindi è andata accentuandosi questa necessità di creare delle opportunità di aggregazione per queste persone. Questo anche in un'ottica di contrasto all'isolamento sociale di questi soggetti e della valorizzazione degli stessi, perché poi questa situazione potrebbe sposarsi con il volontariato, che spesso anche persone di una certa età, ma che hanno appunto del tempo da mettere a disposizione della comunità, sono disposti a fare. Ci sono un po' di idee che abbiamo in mente, molte delle quali si interfacciano con associazioni e cooperative attive sul territorio, quindi grandi opportunità potrebbero aprirsi anche nel dialogo con queste associazioni. Quest'anno, chiaramente questo è un progetto di cui io personalmente ho più volte discusso con tante di queste cooperative e associazioni, quest'anno è difficile capire concretamente però qual è la strada che si intraprenderà non appena possibile, proprio perché è un anno particolare che per tutti, compresi questi interlocutori che hanno cercato di portare avanti le attività ordinarie, ed è difficile per tutti, per noi, ma anche per questi interlocutori, in questi mesi organizzarci concretamente per dare slancio a un progetto del genere, che comunque è assolutamente significativo, perché la partecipazione potrebbe essere alta. Io penso che se l'emergenza sanitaria rientrerà, come si spera, nei primi mesi del prossimo anno, qualche notizia un pochettino più concreta e anche qualche risposta un attimino più concreta da parte di queste cooperative, di queste associazioni con le quali ci stiamo confrontando, potrebbe arrivare. Ok, io mi interromperei qua per quanto riguarda il DUP, anche perché non voglio rubare troppo spazio agli altri consiglieri, però un suggerimento volevo dirlo, visto che l'assessore Moltrasi ha detto una frase che non è stata l'unica che detta da lui questa sera, ma ho già sentito più volte, del non c'è nulla di delineato. Cioè, io capisco che nel DUP si vada a mettere magari dei progetti o un pensiero anche dell'assessore, però quello suggerimento che do io è di non aver timore di dire anche qual è il proprio pensiero, il proprio valore che si vuole dare a questo progetto, perché alla fine quando uno fa l'assessore ci mette del suo, e cioè è anche un modo per condividere. Poi si può cambiare idea come si vuole durante l'arco del periodo del triennio, come se viene magari mancare la possibilità o se vengono a mancare tante cose, ma secondo me non ci deve essere il timore di poter esprimere quello che è un proprio pensiero, un proprio progetto su una cosa che si può discutere. Si rende partecipi noi delle minoranze, si rende partecipi il consiglio, si rende partecipi anche la cittadinanza alla discussione. Grazie. Se posso, io ringrazio il consigliere, se posso, presidente, per questa precisazione. È vero. Allora, si dice che un progetto non è precisamente delineato laddove la domanda va a cadere su qualcosa, perché di come dire, tematiche sociali dove il percorso non solo è delineato, ma tracciato, anzi, rispetto ai quali Fagnano è precursore, ce ne sono tanti. Poi chiaramente se la domanda, ma giustamente, no, perché è la novità, è magari l'esigenza nuova, e quindi la domanda correttamente cade lì,
e chiaramente però io cerco anche molto di essere onesto sulla fase di avanzamento. Quello che piacerebbe a me, perché mi colgo anche la, come dire, lo stimolo a dire un po' quello che è il mio desiderio, che poi condivido con il gruppo di maggioranza e che mi piacerebbe nel momento opportuno condividere anche con tutta l'amministrazione e quindi anche con gli altri, è quello, e un po' l'ho già citato, di cercare di andare verso una valorizzazione di queste persone, perciò che il centro diurno non sia o comunque il centro ricreativo, a secondo degli spazi e dei tempi che riusciremo a ritagliare, non siano semplicemente un'opportunità di ritrovo per queste persone, ma siano un'opportunità di valorizzazione sociale di queste persone, di riscoperta sociale di queste persone. L'apice del mio desiderio sarebbe addirittura valorizzare il tempo e le capacità che questi, e l'esperienza che queste persone hanno, questi cittadini hanno, mettendoli a come dire, in relazione a soggetti fragili, a ragazzi con disabilità, a ragazzi con, perché secondo me sono categorie che possono dare moltissimo l'una all'altra. Questo però, come detto prima, si può delineare solo collaborando con le cooperative e le associazioni che fanno questa, che seguono questa tipologia di fragilità sul nostro territorio, e chiaramente io posso dirti qual è la mia speranza e la direzione verso la quale stiamo lavorando, però non vorrei che fosse presa come una promessa, perché chiaramente non dipende solo dal comune, i tempi dipendono dall'andamento dell'emergenza epidemiologica. E la risposta dipende anche dalla capacità che questi soggetti terzi con i quali ci stiamo interfacciando avranno di reagire, di riprendersi da questa situazione di crisi e di matchare le loro esigenze con le opportunità che il Comune sicuramente metterà sul tavolo. Grazie. Altri interventi? Sì, posso fare solo una specifica sul parco Beslan? Noi abbiamo messo a bilancio questi 98.000 euro proprio pochi giorni prima di un progetto definitivo. L'intervento che poi andremo a fare, in realtà anche con la collaborazione di alcuni consiglieri comunali, come per esempio la consigliera Croci, che è proprio che si è spesa molto anche su questo progetto, sarà un progetto più cospicuo, perché siamo nell'ordine dei 130.000 euro, quindi noi siamo stati sotto i 100.000 euro perché non avevamo ancora, quando abbiamo chiuso il bilancio, un progetto, diciamo, un po' più completo, perché anche il progettista a cui abbiamo chiesto, perché è proprio specializzato in questo tipo di realizzazione di parchi. Il parco inclusivo non è solo un parco in cui metteremo dei giochi che potranno andare bene solo per persone disabili, ma è proprio un parco inclusivo, quindi potrà essere utilizzato da tutti, con tutte le sia da chi ha problemi magari di ambulatori, chi ha problemi di vario genere, ipovedenti, ma anche da tutti coloro che vorranno frequentare il parco, quindi è inclusivo proprio per questo. Si tratta di progetti anche molto complessi, che non possono essere realizzati senza la partecipazione di personale qualificato. Questo progetto ci è stato presentato pochi giorni dopo la chiusura del bilancio, quindi adesso abbiamo una visione più chiara, e quindi il progetto sarà di circa 130.000 euro, ma noi siamo ben contenti di spendere diversi fondi, implementandoli anche con il fondo che noi abbiamo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e presenteremo anche lo stesso progetto per un bando che è stato aperto dalla Regione Lombardia, che si chiuderà a fine marzo. Grazie. Altri interventi? Ok.
Bene, se non ci sono altri interventi, io... Ok, prego, consigliere Carlesso, non l'avevo visto. Grazie. Sarò rapido. Allora, leggendo il DUP, ho da fare una considerazione, a mio avviso, secondo me, importante, perché ritengo che questo documento sia fondamentale per un'amministrazione tanto quanto il bilancio di previsione e per cui a mio avviso occorre un impegno notevole per tutte le parti, per cui a me spiace vedere che la parte delle linee programmatiche è esattamente la stessa di quello del DUP presentato l'anno scorso, esattamente uguale buona parte del capitolo 2, cioè le linee programmatiche formalizzate nel DUP. Tanto è vero che ci sono alcune opere che sono già state realizzate e che vengono riproposte. Sarebbe il caso, secondo me, di darci un occhio e non fare questi errori. A mio avviso sono errori, perché se sono già state svolte queste opere è inutile rimetterle nel piano programmatico dell'anno che verrà. E quindi non sto a leggere le cose, però vi chiedo per la prossima volta di prestare maggiore attenzione a questo aspetto, perché questo capitolo è un po' il sunto del vostro intento amministrativo del prossimo anno, dei prossimi 3 anni. Mi soffermo su alcune cose. Allora, alla pagina, non sono numerate, però dovrebbe essere la pagina 4, 5 o 6. Qui si dice, questa è una segnalazione, garantiremo lo spostamento in sicurezza degli alunni dal plesso scolastico verso la nuova palestra. Ok, la nuova palestra ha le vicissitudini che ben sappiamo. Quello che vi segnalo e che mi è stato segnalato anche da persone residenti in zona è che, d'accordo, la viabilità con la chiusura della strada di via Venegoni è diventata complicata, però c'è una strada che è quella retrostante la scuola, la via Milano, che versa in condizioni veramente disastrose e occorrerebbe sia un intervento sul manto stradale sia l'intervento sui lampioni che sono ormai quasi tutti spenti. Gli alunni escono, soprattutto della scuola materna, escono da quella parte, escono da via Milano totalmente al buio, per cui vi segnalo questo fatto. L'altro aspetto è legato all'assessorato dell'assessore Bossi, ovvero l'altra volta mi aveva risposto sulla questione dei 2 operai assunti, parzialmente si è toccato anche nel discorso riguardante l'assunzione e riguardante l'automezzo che utilizzeranno. Ho visto che ci sono delle cifre a disposizione, penso, per le attrezzature di circa 3.000 euro. Volevo chiedere, visto che ne avevamo parlato, se c'erano delle cifre anche per fare le opere di cui avevamo discusso con l'assessore Bossi, cioè la necessità di reperire i bagni, gli spogliatoi e un magazzino
comunale e magari uno spazio dove possano lavorare nelle giornate uggiose, comunque durante le intemperie, quindi uno spazio dove poter, un laboratorio dove poter fare il proprio lavoro. Se volete... Preferisce già delle prime risposte, un po' come ha fatto il consigliere Barocchi? Sì, va bene, d'accordo. Poi le domande sono troppe, magari qualcuna sfugge. Sì. Sindaco, ho visto che aveva alzato la mano, voleva dire qualcosa. Prego. Sì, scusate, grazie. No, volevo fare un intervento proprio su Via Milano, perché proprio oggi pomeriggio ne ho parlato con il comandante della polizia locale, perché sono state proprio fatte delle segnalazioni su un problema anche di sicurezza della stessa via, proprio relativamente al fatto che l'uscita anche dei bambini può essere penalizzata dal fatto che sia chiusa via una parte di via Venegoni, ma anche per una questione di sicurezza dei residenti, perché è capitato proprio in questi giorni che anche un automezzo che portava delle persone anziane, proprio l'automezzo del comune, non abbia potuto percorrere tutta la via perché c'erano anche troppe auto in sosta, al di là dei lampioni, per cui stiamo facendo tutta la ricognizione, quindi anche sul fatto della sicurezza, perché è buio, ha perfettamente ragione, infatti su questo, anche su questo c'è una segnalazione. Però la cosa in più che è stata proprio fatta oggi è sono stati apposti dei divieti di fermata perché c'erano troppe auto in sosta, diciamo che potevano impedire anche un accesso dei veicoli di soccorso, come può essere, vabbè, in questo caso era l'autonavetta del comune, però un'ambulanza, essendo stretta la via, potrebbe non passare. Quindi appena riusciremo a sbloccare la situazione del cantiere di via Venegoni, metteremo mano a questa situazione. Però proprio oggi il comandante mi ha fatto presente questa situazione di scarsa sicurezza di questa via, però già dal punto di vista della sosta è intervenuto direttamente il comando della polizia locale, e comunque abbiamo già anche la segnalazione per i lampioni. Grazie. Per quanto riguarda gli operai, credo che possano rispondere gli assessori. Io posso solo dirle che per quanto riguarda lo stanziamento della sede e anche della realizzazione dello spogliatoio, è inserito in quei 35.000 euro di cui parlavamo prima con il consigliere Baroffio, per quanto riguarda la gestione dei beni demaniali e patrimoniali. Grazie. Prego, consigliere Carlesso, continui. È la risposta dell'assessore Bossi? Prego, assessore Bossi. Sì, grazie Presidente. Aggiungo appunto quello che diceva giustamente il sindaco un attimo fa. A livello economico lì si trovano le risorse. A livello invece logistico gli uffici stanno recuperando appunto i preventivi, sentendo anche ATS e termotecnico e altri professionisti che servono appunto per stilare poi un rapporto completo, e ovviamente poi verrà deciso dove e come sistemare al meglio i due operai che verranno assunti. Ma dove verranno messi? Sono giusto con le attrezzature e il camion, quelle che ha già citato prima, ha ragione. Ma dove verranno collocati? Si stanno valutando le due ipotesi, che era una quella che aveva annunciato l'assessore Rosa nel precedente consiglio, e l'altra appunto il magazzino. Il magazzino? Il magazzino comunale. Se le consigliere Capesso, non le è chiara la risposta o... Il magazzino comunale quale? In via? Nell'ex Bellora. Eh? Nell'ex Bellora. E dove c'è?
scusi, dove c'è il pane di San Martino e... Sì, nell'area appunto di Vita, oggi al magazzino comunale, di fianco al pane di San Martino. Ah. Va bene. Ok, può proseguire se vuole con le domande. Sì, allora... l'altro aspetto che vorrei toccare è la colonia elioterapica. È un progetto previsto per il 2022. Anche qui devo segnalare purtroppo che c'è esattamente la stessa frase del DUP dell'anno scorso riportata nel DUP di quest'anno, e che fa pensare che il progetto sia uguale, ma il costo che era stato da voi preventivato l'anno scorso era di 1.450.000, che però non trovava riscontro nel DUP, nel piano triennale delle opere pubbliche e nemmeno nel bilancio di previsione. Quest'anno si prevede con una cifra inferiore, cioè 949.000 euro. Vuole già la risposta per questo punto? Ok. Sì, la domanda è il perché si è ridotta, è stato rifatto il progetto, quali sono le variazioni? Prego, Assessore Rosa, se vuole rispondere, ho visto che la mano su. Assessore, non la sentiamo però. Adesso scusate. Sì, per quanto riguarda la questione della ripetizione del contenuto, è una questione unicamente tecnica, nel senso che l'ufficio inserisce nella documentazione il programma elettorale, che è quello che è stato presentato in occasione delle elezioni. Quindi viene ripresentato ogni volta all'interno della documentazione del DUP il programma elettorale. Quindi diciamo è una motivazione tecnica il fatto che venga inserito con i medesimi contenuti. Dal punto di vista invece della questione colonia ioterapica e della progettazione, era stato avviato una procedura legata a una richiesta di finanziamento che poi non ha trovato esito. Ci è stato comunicato qualche giorno prima la presentazione del bilancio in giunta, e quindi in questo momento a livello di progettazione non sono inserite particolari novità. Noi abbiamo comunque, essendo comunque un obiettivo dell'amministrazione procedere al recupero ai fini culturali della struttura della colonia, è stato ripresentato all'interno del DUP e del bilancio, e in questo momento dal punto di vista del finanziamento andremo comunque a cercare anche risorse di finanziamento esterne alla dotazione propria dell'amministrazione comunale, ma è comunque un obiettivo prioritario dell'amministrazione. Per quanto riguarda i grossi interventi, quindi una certa entità, penso di poter dire che è il primo obiettivo di questa amministrazione, e quindi con l'anno nuovo procederemo a quelli che saranno gli adeguamenti progettuali e alla ricerca di finanziamento, tenuto conto che comunque dal punto di vista economico-finanziario l'amministrazione, si è potuto verificare anche in occasione
dell'assestamento e degli equilibri gode di ottima salute, questo però non ci fa prescindere da ricercare comunque all'esterno presso altri enti possibili possibilità di finanziamento. Il progetto è inserito in un contesto più ampio che riguarda il recupero di tutta l'area, come era stato già presentato fin dal mese di settembre in Commissione Lavori Pubblici, quindi una ridefinizione degli spazi culturali e sportivi di tutta quell'area, con l'individuazione di zone distinte a utilizzo sportivo e a utilizzo culturale, il recupero della colonia e degli spazi limitrofi e degli spazi della biblioteca recuperati, attualmente utilizzati dai vigili per le aule studio. Quindi tutta quella zona lì sarà una zona legata ad attività di tipo culturale. Allora, mi permetto di eccepire una cosa, il fatto che il capitolo 2 è intitolato linee programmatiche formalizzate nel DUP, cioè non la copia del programma elettorale, quindi a mio avviso va aggiornato per maggior chiarezza di tutto il documento. È il primo è sostanzialmente il primo capitolo, perché il primo capitolo è sostanzialmente il quadro normativo, le linee programmatiche sono quello che voi dovete fare nei prossimi 3 anni. Sulla colonia, la domanda era precisa, a mio avviso, la ripeto, su che base è stato stabilito il fatto di stanziare nel 2020 949.000 euro, visto che il progetto portava una cifra differente, cioè 1.450.000? Il progetto che è stato poi mandato, il dottor Cisvento mi assicura che si è impegnato a modificare il titolo del capitolo, comunque il contenuto è quello che le dicevo del programma elettorale, però mi ha detto che sicuramente per l'anno prossimo mi conferma che cambierà il titolo. Per quanto riguarda invece il progetto, il progetto è stato avuto, diciamo, aveva avuto già dei problemi a livello di sovrintendenza, per quanto ne posso sapere, e successivamente ha avuto questo problema per quanto riguarda la fonte di finanziamento. Quindi in questo momento l'intenzione dell'amministrazione comunque è di rivedere totalmente quel progetto. Mi basta questo, ok. Fortunatamente, anche perché ritenevo che 1.450.000 euro fosse la spesa eccessiva per un intervento che poteva costare molto meno. Quindi sono felice. No, però, consigliere Carlesso, magari invece di 1.400.000 ne spendiamo 2 milioni, cioè non è che andiamo al ribasso, cioè magari andiamo a spenderne di più. Quindi può essere soddisfatto se ne spendiamo di più, non di meno. No, io sono soddisfatto che se ne spendono di meno, anche perché... No, vabbè, ma dipende da cosa facciamo. Se rivediamo il progetto, magari ne spendiamo 2 milioni, ma che ne sappiamo. Cioè, magari sarà molto meglio il progetto. No, guardi, i metri quadri della colonia elioterapica sono 400 metri quadri. Non c'è solo la struttura, sì, d'accordo, c'è anche la piscina. Il portale è molto alto. Rimangono 400 metri quadri da ristrutturare, che col vecchio progetto da 1.450.000 euro corrispondeva a 3.600 euro al metro quadro. Lei ristrutturerebbe casa sua per 3.600 euro al metro quadro? Dipende chi me lo fa, magari me lo fa qualcuno che mi fa una roba pazzesca, sì. Beh. Vabbè, architetto, ne parleremo. Mi tenga in considerazione se deve rifare casa. Mi è piaciuto.
altri interventi o altre domande, consigliere Carlesso? La vedo abbastanza. Forse ho acquisito una cliente. Ho capito. Scherzi, il consigliere Moretti. Ok, grazie. Prego, consigliere Moretti. Grazie, buonasera. Volevo fare soltanto una considerazione e non devo fare nessun tipo di domanda, e anche sarà anche molto veloce la considerazione. Presumo che la stessa considerazione, non lo so, spero l'abbia fatta anche il nostro Presidente del Consiglio nel momento in cui ha letto questo DUP, però è la mia comunque, per l'amor del cielo, non voglio assolutamente metterla in difficoltà, non le faccio neanche la domanda, appunto, era una considerazione così. È il mio settimo DUP che voto. I sei DUP precedenti che ho votato avevano indirizzi e obiettivi strategici che, come l'assessore Rosa giustamente riportava, erano pressoché le linee che l'amministrazione ha portato in campagna elettorale e per cui è stata poi votata e ha vinto, ma poi lo step successivo nella sezione operativa c'era effettivamente che cosa voglio fare io quell'anno, come voglio io pormi quell'anno. Bene, allora, nella mia un po' folle pignoleria è l'unica parte realmente che guardo bene, guardo anche la parte dei numeri che considero sicuramente strani e forse un po' fuorvianti quelli di quest'anno, ma proprio perché l'emergenza epidemiologica ha stravolto un po' tutte le carte in tavola. Ma per la prima volta, cioè nel mio settimo DUP, e sono veramente in difficoltà, ho visto che è esattamente un copia e incolla del DUP, ma esattamente parola per parola, copia e incolla del DUP votato il 19 dicembre 2019. Quindi un po' così. Tutto qua. La mia testimonianza è: ho votato sei DUP che avevano all'interno avevano una visione portata al voto del Consiglio Comunale, ed è stato quello del 2019. Stasera ci ritroviamo a votare la stessa identico documento, per cui o non ho capito niente nei sei precedenti io, oppure c'è qualcosa che sicuramente stasera mi ha un po' destabilizzato per quello che riguarda il voto che esprimerò successivamente. Grazie. Grazie, consigliere Moretti. Altri interventi? Ok, se non ci sono altri interventi e qualcuno vuole fare dichiarazioni di voto o quant'altro, passiamo direttamente alla votazione. Grazie Presidente, procedo con l'appello per la votazione sul punto relativo al DUP. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Barra Giacomo. Favorevole. Calini Enrico. Favorevole. Crassi Gabriele. Favorevole. Corio Elena. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Beltemacchi Fabio. Favorevole. Croce Raffaella. Favorevole. Moretti Dario. Contrario. Michelon Simona. Contraria. Baruffio Marco. Contrario. Carlesso Paolo. Contrario. Romi Walter. Contrario. Guaglianone Claudia. Favorevole. Pasolino Federico. Favorevole. Stevanazzi Piero. Favorevole. Questo è anche immediatamente eseguibile, vale il discorso di prima, se volete potete manifestare un voto diverso. Vogliono modificare la votazione precedente, lo facciano presente adesso. Ok, non vedendo delle mani alzate, visto i voti dei consiglieri, la delibera è approvata ed è anche immediatamente esecutiva. Passiamo a trattare il nono punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 e dei relativi allegati. Passo la parola all'assessore Rosa perché illustri l'argomento. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente. Allora, do un'illustrazione più di contenuto che non dal punto di vista normativo. Allora, il bilancio
diciamo, dal punto di vista degli equilibri, in particolare della parte corrente, voglio evidenziare il fatto che è garantito senza l'applicazione in nessuna parte dei contributi per il permesso di costruire. Quindi è il primo fatto. È chiaramente tutta la situazione è, tra virgolette, contaminata dall'emergenza Covid. Quindi noi abbiamo, come ho già avuto modo di illustrare nei punti precedenti, il criterio che è stato assunto per la determinazione delle entrate e di conseguenza per quanto riguarda poi il pareggio di bilancio, le uscite corrispondenti, è stato un criterio di assoluta prudenza. Allora, per quanto riguarda l'addizionale IRPEF in particolare, è prevista una diminuzione di circa del 10% rispetto al 2020, mentre per quanto riguarda l'IMU, come avevo già sottolineato in precedenza, la previsione è allineata al 2020, in quanto la prevedibile riduzione è comunque compensata da una maggiore base imponibile in seguito all'attività di accertamento, evasione e elusione degli anni precedenti. Dunque, per quanto riguarda in generale le entrate, allora, sono state comunque confermate tutte le tariffe, beni e servizi applicati nel 2020. Mi sto riferendo alle tariffe dei servizi scolastici, quali servizio pre e post scuola, trasporto, servizio mensa, centro estivo, alcune tariffe dei servizi sociali, quali l'assistenza domiciliare, i pasti a domicilio, l'assistenza, servizio incontri protetti, rette, asili nido. Questo lo metto in evidenza, è stato oggetto anche di tutta una serie di riunioni con GESC, perché in realtà il costo è aumentato, ma la differenza viene coperta con le entrate proprie dell'amministrazione. Tariffe dei servizi sportivi per l'utilizzo delle palestre quando si potrà e i servizi cemiteriali. Per quanto riguarda le agevolazioni, in seguito al protrarsi dello stato di emergenza Covid, abbiamo previsto la sospensione della riscossione tariffa per l'utilizzo delle palestre fino al 31 di marzo. Prevedere forme di agevolazione sulle tariffe servizi pre e post scuola già approvati e successivamente modificati con lo schema assenze fino a 5 giorni, riduzione del 25%, fino a 10 giorni del 50%, 15 giorni del 75% e per l'intero mese riduzione del 90%. È stata confermata, come avevo detto prima, l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8 con l'esenzione per i redditi non superiori ai 15.000 euro. Sono poi previsti, al limite poi faremo delle puntualizzazioni, degli importi per quanto riguarda il recupero degli anni precedenti. Da questo punto di vista è in corso tutta un'azione di accertamento da parte dell'amministrazione. Questo ha comportato, e probabilmente i consiglieri l'avranno notato, che lo stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità risulta pari a essere oltre 1 milione di euro, mentre nel 2019 era di 347.000 euro. Questo per questo motivo, proprio perché purtroppo, essendo comunque di dubbia esigibilità, da un lato ne viene previsto l'entrata, però essendo comunque dubbio ci va a caricare le spese correnti e quindi ci crea comunque una non completa possibilità di azione, almeno in questa fase. Dunque, per quanto riguarda diciamo altri canoni, eventualmente se ci sono delle domande mi riservo poi, cioè sono comunque a disposizione per dare tutte le risposte necessarie. Mi premeva sempre per quanto riguarda diciamo il discorso spese correnti, che
Questo ha anche, diciamo, da quest'anno ha avuto un ulteriore incremento. Noi abbiamo il canone fisso del contratto Enel Sole di 282 mila euro che ci carica sulle, che viene caricato sulle spese correnti, e anche questo ha una notevole incidenza, così come quello relativo alla sistemazione delle centrali termiche. Tra l'una e l'altro siamo a una cifra approssimativa intorno ai 350 mila euro, anche questi interamente caricati sulle spese correnti. Come ho detto prima, abbiamo ritenuto di non procedere con l'applicazione di entrate relative a oneri di organizzazione per copertura di spese correnti. Non abbiamo previsto in questa fase, nonostante siano state applicate riduzioni delle entrate tributarie proprie del Comune, non è prevista in questa fase nessun introito relativa a trasferimenti statali. Questo ci tengo a sottolinearlo, cioè in questo momento, è un'altra cosa, come potrete notare, non c'è neanche capitoli relativi a alienazioni immobili che anche negli anni precedenti erano state ripetute e poi mai realizzate. Questo non vuol dire che l'amministrazione non si riservi di alienare proprietà che non sono oggetto di come dire, del ruolo proprio dell'amministrazione. Ma noi abbiamo voluto dare due segnali. Il primo, nonostante le difficoltà, di arrivare a definire fin da subito un bilancio preventivo 2021 che consenta dai primi giorni di gennaio l'amministrazione di essere operativa al 100% con le entrate proprie e con quanto inserito a bilancio. E dall'altro, dall'altro punto di vista, è un bilancio che per quello che potrà essere il work in progress, così come è successo anche l'anno scorso, è un bilancio che dal punto di vista delle variazioni ritengo di poter dire che potrà solamente andare in miglioramento in funzione di quelle che saranno le effettive entrate, i trasferimenti, piuttosto che altre operazioni. Ci sono anche il sindaco che ha la delega urbanistica, previsti anche degli interventi urbanistici di una certa entità, però al momento non ancora arrivati a fase convenzionale, quindi anche da quel punto di vista lì c'è la possibilità di avere ulteriori risorse, ma in questo momento io questo bilancio lo definirei prudente, onesto, i servizi sono tutti garantiti e dal punto di vista degli investimenti abbiamo previsto quello che in questo momento il bilancio ci consente sicuramente di realizzare con le nostre risorse. Non ci sono, faccio un ulteriore inciso, previsti indebitamenti dal punto di vista di mutuo finanziamenti per andare a realizzare opere, sono tutte opere interamente finanziate con risorse proprie, oppure come è successo in corso del 2020, l'amministrazione ha cercato di ottenere, e in tanti casi li ha ottenuti, risorse esterne alle nostre entrate proprie che però ci hanno consentito di realizzare tutta una serie di interventi. Per esempio, diciamo in quelli che sono il piano degli investimenti, i 90 mila euro di trasferimenti dello Stato che sono previsti nel prossimo triennio verranno totalmente già a bilancio, verranno totalmente, si proseguirà nella pianificazione di questo progetto di ampliamento della rete di piste ciclabili, che credo che sia uno dei progetti su cui sta lavorando
l'amministrazione, mentre non sono previsti accensioni di mutui, finanziamenti o altro. Ecco, questo è dal punto di vista del bilancio quello che è il quadro generale. L'assestamento e gli equilibri al 30 di novembre hanno evidenziato uno stato di salute ottimale dell'ente comune e in questo momento comunque prudenzialmente abbiamo ritenuto di operare con i criteri che ho detto prima. Il sindaco forse voleva fare un intervento, voleva dire qualcosa, voleva aggiungere qualcosa. Non la sentiamo però, sindaco. Sì, scusi. No, visto che prima c'era l'assessore Baroffio, volevo dire una cosa che ha già detto l'assessore Rosa. Ho visto che prima c'era il consigliere Baroffio. Ok, prego, consigliere Baroffio. Grazie, sindaco. Grazie. Allora, sul bilancio io appunto la prima domanda che volevo fare, ma ho già avuto risposta, era proprio quella riguardo il famoso alienazione del terreno di Via Canova in zona industriale che annualmente si ripresentava in questa sede e che veniva poi usato quei soldi per diciamo coprire determinate spese che si andava a fare. Il bilancio sappiamo perfettamente che è fatto da una spesa corrente che non possiamo in nessun modo modificare, diciamo. Quella c'è e quella va coperta. Nella spesa corrente c'è dentro un po' tutto, compreso la gestione degli uffici del comune. Nelle spese di investimento è come si muove l'amministrazione nel fare e non fare le opere. Qui mi devo allacciare perché ho sentito nella presentazione del bilancio da parte dell'assessore alcune cose e volevo un po' capire anche legato al discorso che abbiamo fatto prima sul DUP, ci sono determinate cose che stridono un attimino, non sto parlando di numeri, sto parlando di atti e di fatti che si va a proseguire. Per esempio lei ha parlato di interventi possibili, di grossi interventi di urbanistica che potrebbero portare a delle convenzioni e quindi anche a degli aiuti comunque sostanziali nel bilancio del comune. Sappiamo perfettamente tutti che comunque sia da qui in avanti probabilmente avremo 12 consigli comunali e in tutti questi 12 consigli comunali avremo 12 variazioni di bilancio, perché è così negli ultimi anni. Però in questi interventi di urbanistica noi prima abbiamo citato la legge regionale sul consumo del suolo, ok? E lo porto io forse per la prima volta in consiglio comunale questo argomento, non è ancora arrivato e arriverà sicuramente. Mi chiedo, con la legge regionale del consumo del suolo di urbanistica, non stride la questione del capannone di 25 metri in via Pastrengo di altezza? Non va un po' a essere una cosa non del tutto coerente con quello che ci siamo detti, cioè nel senso non ci possono essere altre soluzioni. Quello è una cosa che mi sento di chiedere in questo momento, è la prima delle due domande che voglio fare sul bilancio. Se mi volete già rispondere, poi faccio la seconda senza grossi problemi. Su questa posso rispondere io? Prego, sindaco. Sì, allora, questa non stride per una semplice ragione. Allora, noi stiamo facendo un percorso in variante, in base ad un'esigenza specifica di un imprenditore che ha fatto una domanda specifica per avere un capannone, in questo caso un capannone produttivo, per cui l'unica
diciamo, la richiesta base era l'altezza, quindi i 25 metri sono stati ritenuti, diciamo, la base prioritaria per fare qualsiasi considerazione, altrimenti l'intervento non veniva fatto, e tra l'altro anche la necessità di averla in contiguità, in, diciamo, in prossimità della, dell'azienda che già esiste. Abbiamo fatto, abbiamo già fatto alcuni passaggi, un passaggio in commissione urbanistica, un passaggio in commissione paesaggio, è stata pubblicata la variante, sono stati già, abbiamo già avuto i pareri degli enti per l'esclusione della VAS. Domani ci sarà la riunione dei tecnici per valutare se l'opera sarà soggetta a VAS o esclusa dalla VAS, quindi diciamo abbiamo già fatto molti passaggi proprio non istituzionali, ma proprio passaggi necessari per tutta la pratica urbanistica. Ma questa è l'unica risposta che possiamo dare ad un imprenditore che vuole investire su Fagnano per un'ipotesi concreta su, tra l'altro, un'area che era già soggetta a ipotesi di varianti, quindi non è un'area né agricola né diciamo soggetta a consumo di suolo, quindi poi naturalmente ci saranno i passaggi successivi in consiglio comunale, quindi l'iter non è assolutamente concluso, però abbiamo ritenuto di iniziare la procedura e di portarla avanti appunto con tutti questi criteri. No, è vero, il discorso del consumo del suolo forse lì non si va a creare, però potrebbe essere un disagio per quelle cittadini che abitano in quella zona. È vero anche che bisogna cercare di non ostacolare chi vuole investire per il lavoro, ci mancherebbe. Però secondo me è compito nostro in qualità di amministratori, valutare tutte le possibili opzioni del caso e cercare di arrivare a una soluzione condivisa da ambo le parti per poter agire nel meglio, anche a tutela appunto della cittadinanza che abita in via Pastrengo, perché 25 metri di altezza di Capannone non sono certo uno scherzo. L'altra... Assolutamente, scusi consigliere, ma le prime valutazioni che sono state fatte sia dalla commissione sia dalla commissione urbanistica sia dalla commissione paesaggio sono state proprio sulla mitigazione dell'altezza, che comunque è ritenuta per motivi proprio di produzione indispensabile all'attività appunto all'azienda, all'attività produttiva. Quindi il progetto va proprio nell'ottica della mitigazione alla proprietà sono state date delle indicazioni anche molto stringenti, anche per fare dei cambiamenti rispetto al progetto originario, che la proprietà ha avuto anche modo di recepire e su cui anche i progettisti stanno lavorando. Però al di là di quello, l'intervento che si andrà a fare, al di là della mitigazione diciamo ambientale, quello che l'amministrazione poi andrà a chiedere nel proseguio della contrattazione sarà proprio di portare e su questo diciamo noi siamo stati molto chiari come amministrazione, come giunta, in questo primo passaggio anche con l'azienda, è proprio di portare poi dei benefici
al nostro paese innanzitutto, quindi dobbiamo, come ha detto lei, venirci tutti incontro, quindi incontro, ci sono delle motivazioni di lavoro, ci sono delle prospettive anche di occupazioni che sono interessanti, bisogna che l'opera sia contestualizzata anche nella posizione in cui sorgerà naturalmente, quindi in una zona residenziale in cui però esiste già un'attività produttiva. Perché è vero, lì è una zona residenziale, l'attività produttiva c'era già forse ancora prima che iniziasse la zona residenziale, però il discorso mio si lega anche al fatto di una visione futura del paese, nel senso di dire portiamoci un pensiero di ciò che lasceremo e ciò invece che abbiamo adesso. Perché se poi contiamo il fatto che nel nostro paese ronza, perché ronza in questo momento, poi io non so molto se ci sono novità, me lo saprete dire voi, anche il fatto della famosa area Giusto Ambrosetti, che è vero che è in una prossimità di un'area industriale di Fagnano, è vero che porterebbe occupazione anche al paese sicuramente, ma è vero che andrebbe a stravolgere quello che sono i famosi corridoi verdi previsti dal PGTP provinciale e previsti dal nostro PGT. Quindi è chiaro che noi dobbiamo guardare all'occupazione, al bene, a quello che si va a creare per la cittadinanza, ma dobbiamo avere uno sguardo ampio su ciò che lasceremo domani di questo paese. Se mi date permesso, faccio la seconda domanda e riguarda appunto la questione che prima il consigliere Carlesso ha toccato nel DUP della colonia elioterapica dei vari soldi. Io qui faccio una domanda appunto tecnica per quanto riguarda la colonia elioterapica, la sua progettazione, è più una domanda di curiosità e mi chiedevo se la progettazione della colonia verrà fatta una gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione o viene fatto un affidamento diretto all'ufficio, se c'è già un pensiero. Risponde il sindaco. Se volete rispondo io, risponde l'assessore lo stesso. Allora, sulla progettazione sì, abbiamo delle ipotesi, ma ancora non sono condivise, quindi allora sicuramente il progetto sarà rivisto, come ha detto prima l'assessore, sarà rivisto anche in modo sostanziale. Però non, su questa cosa ancora non appunto non abbiamo condiviso tutto l'iter sia di progettazione ma anche di possibili finanziamenti, perché potrebbero anche essere cioè questa ristrutturazione potrebbe essere legata anche alle opere di urbanistica che stanno venendo avanti. No, quindi, ma la mia domanda riguardava proprio la progettazione, cioè il progetto. Ancora non, cioè abbiamo delle idee, ma ancora non sono definite. Ok, io l'intervento sul bilancio l'ho concluso. Ho pronto la dichiarazione di voto, ma la lascio per ultimo in caso qualcuno dovesse intervenire ancora. Altri interventi? Ok. Io? Vabbè. Prego, consigliere Carlesso. Sì, anch'io farei la dichiarazione di voto. Unirei l'intervento alla dichiarazione di voto, se me lo concede. Prego, prego. Allora, dunque, il mio voto sarà contrario per questo motivo.
Il motivo essenzialmente è appunto il fatto che quello di cui abbiamo discusso questa sera, cioè ci sono molti punti ancora da definire e che mi sarei aspettato di vedere nel bilancio di previsione in maniera dettagliata. E in più, dal punto di vista tecnico, ho questo dubbio che ho espresso anche parzialmente nella commissione bilancio, ovvero il bilancio che stiamo approvando non è quello che è stato fatto validare dal revisore dei conti. Il suo giudizio è sull'ante variazione di bilancio. Ante variazione di bilancio, ovvero ante principalmente i 99.000 euro messi per la ristrutturazione di GEASC e la ristrutturazione dell'attuale sede dei vigili. In questo bilancio, peraltro, quei 99.000 euro fanno parte di un avanzo vincolato. Il problema mio è che questo avanzo vincolato di solito lo si fa in base sulla base di un progetto almeno allo stadio di fattibilità approvato dalla giunta. Quindi io ho questo dubbio, ed è per questo che voterò contro, sul fatto che non c'è un parere del revisore su questa parte determinante del bilancio. E a mio avviso è necessaria, come è necessario anche il fatto che ci sia almeno un grado di progettazione passato in approvazione in giunta. Prego, assessore Rosa, se vuole replicare. Sì, faccio presente che sia per quanto riguarda il bilancio che è stato approvato dalla giunta e poi presentato questa sera in Consiglio Comunale, che per quanto riguarda la variazione di bilancio sono state entrambe valutate dal revisore dei conti, che ha espresso parere positivo su entrambe le delibere. Posso intervenire? Guardi che il parere del revisore sul bilancio è ante variazione, e sulla variazione non c'è espressamente il parere sulla variazione, ma sul consolidato, che includeva i 99.000 euro, ma non espressamente sulla variazione. Prego, assessore. Abbiamo sentito comunque noi, il revisore, abbiamo sentito il consulente e ha espresso parere positivo anche rispetto al fatto che l'approvazione in giunta del bilancio, così come presentato questa sera, ha questo contenuto. E quindi non ha espresso nessuna valutazione in maniera negativa, nella maniera più assoluta. Ma io questa valutazione non ce l'ho, l'avete sentito voi, ma non... Il parere è completo, cioè la delibera è completa e il parere del revisore c'è, è allegato alla delibera. Nel parere si fa espresso riferimento che è stato fatto prima della variazione. Ripeto, c'è scritto. Il parere del revisore è favorevole sia su questa delibera che sulla variazione di bilancio.
Allora, altri interventi? Allora, consigliere Banoffi voleva fare la sua dichiarazione di voto, forse. Prego. Posso? Ho alzato anche la mano, è in ritardo. Allora, inizio la mia dichiarazione di voto del mio gruppo facendo una precisazione. Non abbiamo presentato gli emendamenti quest'anno, non tanto perché non avevamo voglia di impegnarci a farlo, ma per due motivi. Primo, non avevamo molti margini di manovra all'interno del bilancio per presentare emendamenti. E la seconda cosa è stata che, visti gli ultimi precedenti consigli comunali, di come sono state passate qualsiasi mozione o qualsiasi proposta portata dalle minoranze, tutte queste venivano ugualmente bocciate, abbiamo detto che presentare degli emendamenti che poi sarebbero stati bocciati non era una cosa molto utile per noi. Pertanto, quest'anno il nostro voto al bilancio sarà contrario. Ma da un voto contrario io tiro fuori anche una nota speranzosa e propositiva. Speranzosa e propositiva in un fatto e in un punto. Molto spesso ci siamo detti e ci siamo riproposti tutti quanti in consiglio comunale di lavorare tutti con il solo scopo e con il solo pensiero del bene del comune di Fagnano. È forse giunto il momento che anche le minoranze abbiano un valore, e cioè che anche le proposte o i pensieri delle minoranze non siano sempre visti o intuiti come il no del partito preso. Nell'ultimo consiglio comunale precedente a questo, io, come in altri consigli comunali, e a chi mi chiedeva qualcosa, avevo citato un pontefice del passato che prima di diventare papa, nel suo periodo di sacerdozio, aveva detto la frase "Servus inutili sum", sono un servo inutile. Perché questo? Perché quando si fa questo, chiamiamolo lavoro, mio, il vostro più impegnativo sicuramente del mio, in quanto io sono un consigliere di minoranza, lo si fa per servire. Io già stasera ho detto che sono contento quando vedo che il paese cammina, che il paese migliora, ma vorrei che la mia presenza in consiglio comunale possa essere davvero utile in qualcosa e non inutile. Pertanto io mi auguro che se si possa collaborare, si collabori davvero, non tanto per il mio bene della salute psichica, quanto più per il bene della cittadinanza di tutti. Grazie. Grazie consigliere Baroffio dell'intervento e della dichiarazione di voto. Altri interventi, dichiarazioni di voto? Ok, allora io, se siete d'accordo, passo alla votazione. Consigliere Carlesso, vedo che ancora la mano su, vuole dire qualcos'altro oppure è rimasta già su da prima? No, era rimasta già su, mi spiace. Va bene. Quindi, allora passiamo alla votazione. Do la parola al segretario che provvederà a chiamare ciascun consigliere finito l'espressione del voto. Prego, segretario. Grazie Presidente. Procedo con l'appello per l'approvazione del punto sul bilancio di previsione. Catelli Maria. Favorevole. Bossi Fausto. Favorevole. Navarra Giacomo. Favorevole. Callini Enrico. Favorevole. Trasi Gabriele. Favorevole. Corio Enna. Favorevole. Mannino Alessio. Favorevole. Bertolacchi Fabio. Favorevole. Croci Raffaella.
Favorevole. Moretti Dario. Contrario. Michelon Simona. Contraria. Maruffio Marco. Contrario. Perlesso Paolo. Contrario. Lomi Walter. Astenuto. Guaglianone Claudia. Favorevole. Fazzolino Federico. Favorevole. Stevenazzi Piera. Favorevole. Bene, terminata seguibilità, se volete potete confermare il voto oppure con un intervento espresso modificarlo. Bene, se ci sono che vogliono modificarlo, alzate la mano. Okay. Non vedo nessuno. Allora, visti i voti dei consiglieri comunali, la delibera è stata approvata e inoltre ed immediatamente esecutiva. Allora, il consiglio comunale è finito, ringrazio i signori consiglieri comunali per la partecipazione e tutti coloro che ci hanno seguito via streaming da casa. Buona serata a tutti e tanti auguri per le buone feste. Arrivederci. Grazie, grazie. Auguri a tutti, buonanotte. Arrivederci. Auguri a tutti. Auguri. Grazie, tanti saluti a tutti. Grazie auguri mille. A tutti, auguri a tutti voi. Grazie. Ci sei, Fausto? Luigi, non so se dobbiamo spostarci da un'altra parte per la giunta, ma credo di sì. Non so, adesso infatti stavo chiamando il Fausto che era nel suo ufficio, penso, però io non ho neanche il link, non ho niente. Aspetta che...